Come promesso, amici di Televomero, puntuali come ogni giovedì con Tribuna Sport Night per commentare quello che è accaduto ieri, la gara di andata di semifinale con l'Atalanta, uno 0-0 che da un canto lascia sicuramente contento il Napoli per il risultato, uno 0-0 che lascia aperta la porta per la finale di Coppa Italia, per il ritorno di mercoledì prossimo a Bergamo. Dall'altro canto invece c'è il discorso del gioco, della partita, qualche delusione, un Napoli che sicuramente non ha espresso meglio, il cambio modulo, insomma parleremo di tutto e di questo con i nostri amici. Questa sera c'è la conferma da parte, e lo saluto, di Fabio Mandarini, il Corriere dello Sport. Ciao, buonasera, Fabio, bentornato. Gianluca, bentornato. E poi attenzione, sorpresa, siccome 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1, ma insomma non si capisce ormai più niente qual è la nostra identità. E ce la facciamo spiegare dal nostro mister Paolo Specchia. Ciao Paolo, ben arrivato. Ciao, buonasera a tutti. Ben arrivato. 3-4-3, 4-2-3-1, 4-3. Te l'aspettavi innanzitutto? Non me l'aspettavo, però devo dire l'ho apprezzata. Bravo. Perché se non avesse fatto questo sistema di gioco ieri, alla luce dello stato attuale delle cose, cioè abbiamo visto tutti il Napoli in questo momento, che valori può esprimere? Abbiamo visto un Atalanta che, per quanto non abbia grande qualità davanti, ti tritura. Perché ha passo, corsa in avanti, aggressività, quantità di corsa inesauribile, superiore sicuramente al Napoli. Io credo a molte altre squadre. Però beh, del nostro campionato. Ma può capitare, il calcio va interpretato. Ma col Napoli attuale, io credo che Gattuso ha scelto bene, perché si è brindato sugli esterni e deve ringraziare che non c'era Tebur, c'era Mele, che ha fatto certamente meno bene a Tebur, però e là il Napoli ha retto anche grazie a Ospina. Però forse, pur sorprendendomi, ho apprezzato il tentativo, altrimenti io credo che ce ne saremmo vista molto male. Ne discuteremo, ne approfondiremo, mi interessava sapere subito il tuo parere. Vado però a sentire il parere dei nostri amici a casa, come al solito con la nostra regia in sovraimpressione, sia il numero di telefono per intervenire in diretta, il 630 630 081 con il solito prefisso, e poi ci sono in tanti WhatsApp, già sono arrivati e continuano ad arrivare, al 351 533 89 69. Devo sempre leggerlo perché io questo qua non me lo ricordo, faccio fatica a ricordarmelo. Facile invece 630 630 è molto semplice. Allora, innanzitutto vi faccio vedere un po' di notizie, aggiornamenti ci sono, tra poco cominciamo anche con i nostri collegamenti, caro Fabio Mandarini, con la nostra squadra di Tribuna Sport Night. Allora, la notizia del giorno è questa: Gattuso ritrova Fabian Ruiz, recita proprio il Corriere dello Sport di Fabio Mandarini, ritrova Fabian Ruiz e aspetta Mertens, finalmente, anzi, caro Ciro Varriale in regia, fammi vedere come ha esultato Fabian Ruiz, lo vediamo qui sulle pagine social di Fabian Ruiz, che ha detto finalmente, sono negativo, mi hanno appena dato una grande notizia. Fra non molto posso reintegrarmi con i miei compagni per gli allenamenti, voglio ringraziarvi per i vostri messaggi durante la quarantena e mi avete dato molta forza, ma non dimenticate che il virus è ancora in circolazione e non bisogna abbassare la guardia. Fabio, non c'erano più notizie di Fabian Ruiz? Questa è una notizia importante, anche perché lui si può allenare da domani mattina. Esatto, deve fare prima tutti i controlli l'idoneità, del caso, la visita di idoneità e poi sì, chiaramente è un recupero importante in questo momento, soprattutto da un punto di vista numerico, perché come ha detto Gattuso ieri, il Napoli è corto, non soltanto in attacco, comincia a sentire anche la stanchezza, un po' di giocatori sono un po' fuori fase. Si gioca ogni tre giorni, ragazzi. E quindi è importante recuperare da un punto di vista numerico. Però posso dire una cosa, legandomi a quello che avete detto entrambi. Tu hai detto, da un canto fa felice il Napoli questo pareggio. Il mister dice, io ne sono convintissimo, questo modulo così doveva fare. Ok, da un punto di vista della concretezza è così. Però se noi guardiamo ad appena, non so, un mesetto fa, un mesetto e mezzo, due mesi, il Napoli aveva mire da scudetto, il Napoli aveva mire molto mire più... Mire da scudetto? Insomma, no, a un certo punto si è come... Guarda, dall'Atalanta all'Atalanta. Hai ragione. Guarda cosa è cambiato dall'Atalanta all'Atalanta. Tutto. Ad ottobre si parlava di gattusismo. È vero, sì. Ad ottobre si parlava di scudetto. Oggi c'è stata una valutazione che stiamo facendo, si parla quasi di provinciale,
Cioè, tu ti accontenti dello 0-0 in casa con l'Atalanta? Per andare in finale, quando sì. Quando serve, sì. Avendo una gara che si chiude non in 90 minuti, ma in 180, e tenendo conto dello stato attuale del Napoli, okay, che non è quello di ottobre, quando tutti ci siamo anche un po' illusi, anche il risultato dell'Atalanta dell'andata. L'andata era un'Atalanta falsa. Qualche mese fa, parte allora invertita, fatto per sperare, è l'Atalanta Napoli, che doveva essere contenta di aver portato lo 0-0 a casa, ma a Bergamo per il ritorno. Attenzione, cioè, ma scherziamo. Però, ma tu oggi, guardando le due squadre, guardando l'ultimo cammino e guardando proprio al di là, svestiti dal fatto di essere attento osservatore del Napoli, guarda la partita di ieri e guarda lo stato fisico, lo stato emotivo, lo stato del temperamento, della convinzione delle due squadre. Ma non è con che lei non abbiamo, è che scusa, con lei abbiamo parlato, fammi finire, sì, scusa, sì. Non è che Gattuso abbia voluto svilire il Napoli consegnandosi, ma Gattuso secondo me ha avuto un'intuizione, perché credo che altrimenti, giocando solo con quattro difensori, perché poi tra l'altro bisogna fare un discorso di difensori, no? Io ho letto un po' le pagelle oggi. Se c'è una cosa che io vedo fare malissimo, qua io dico che Gattuso merita tutti i plausi per quello che ha saputo fare, ma oggi, guardando oggi, la partita del Napoli è una tragedia. Ragionano da parte, ognuno fa quello che crede lui, ma non c'è reparto, non c'è comunicazione, non c'è scalate, non c'è copertura reciproca. È una c'è bella puntata stasera. Napoli è stato fortunato ieri. Molto, molto, ma devi ringraziare lo Spina anche. Però dobbiamo anche dire, parlando proprio con lei un paio di settimane fa, dell'Atalanta, lei dice l'Atalanta è molto alterna. E in effetti i risultati stanno dicendo risultati, questo. Noi non sapremo mai l'Atalanta se ieri poteva essere colpita, perché si è giocata una porta. Cioè il Napoli ha rinunciato, capisco se tu a partita in corso vedi 20 minuti, ti triturano, dici ok, si rischia l'imbarcata, mi metto a 5. Ma hai cominciato la partita dicendo fate di me quello che volete, Fabio, e però, speriamo però, che non prendiamo però gol. Possiamo ancora dilugarci un attimo, no, se tu me lo permetti. Ragazzi, devo innanzitutto salutare gli amici che ci stanno cominciando a scrivere. Vado a salutare, perché è divertente il messaggio del nostro amico Mario Totono, che ci segue, che dice: io ho la febbre, ma non è Covid. Il Napoli con il suo gioco alla causa. Che ne pensa Mario? Che ne pensa Paolo Specchia? Cosa ne pensa Manadini? Vorrei chiedere a Mister Specchia, profondo conoscenza di calcio, Lozano schierato come falso 9 non è stato un azzardo e poco produttivo per l'attacco? Rispondete dopo, fatemi sapere quando è pronto, perché siete partiti a raffica, quando è pronto il nostro primo collegamento, perché c'è qualcun altro che ha parlato di scudetto, caro Mandarini, caro Fabio Mandarini, qualcun altro che ha parlato di scudetto, ovviamente. C'ho il messaggio, eccolo qua, c'è Agostinelli, eccolo Andrea, benvenuto Andrea, Tribuna Sport Night, come sei, come sei elegante. Ciao, come sei elegante, Agostinelli? Complimenti, Agostinelli. Ciao Gianluca a tutti quanti. Paolo, visto che è lì, mi fa piacere rivederlo. Ciao, Paolo, ciao, un piacere. No, ho detto come sei elegante, mister. Sei un'eleganza spettacolare della pochette. Ti trovo in ottima forma. Mi fa molto piacere vederti in questa forma. Bene, sono contento, Andrea. Noi ti vogliamo bene, lo sai, quindi mi fa piacere. A telefono, chi si sta a telefono? Dopo anch'io. Allora Andrea, ti volevo coinvolgere subito nella nostra discussione. Sono partiti a palla, sì. Sono partiti, penso che li hai ascoltati in preascolto, sia Paolo che Fabio, perché lo stravolgimento. Paolo Specchia è della mia parte, del mio partito, su questo risultato 0-0 in un momento difficile con il nuovo modulo 3-4-3. Volevo sentire da te il tuo parere, te l'aspettavi? Ti ha deluso il gioco, sei contento per il risultato, insomma questa trasformazione che Fabio Mandarini diceva: siamo partiti per lo scudetto, abbiamo parlato anche di scudetto e adesso dobbiamo accontentarci dello 0-0 con una prestazione così. Mi fa molto piacere sentire il tuo parere. Allora, prima di iniziare un discorso sul Napoli, bisogna anche rendersi conto di una cosa, che noi dobbiamo oramai trattare l'Atalanta come non più una provinciale. Se noi continuiamo a dire l'Atalanta oggi è più temibile di giocare contro l'Atalanta che a volte contro la Juventus. Questo è un dato di fatto. Cioè, allora, partiamo da questo presupposto. L'Atalanta è una grande oramai da diversi anni. Detto questo, ovviamente il Napoli ci mancherebbe che non può battere l'Atalanta. Il fatto di andare a una difesa 5, questo 3-4-3 che praticamente diventa è normale che è un 5-4-1 in fase di non possesso, soprattutto quando sugli esterni hai Usai e hai Lorenzo. È ovvio che è più un fattore difensivo. Già il Napoli, Gattuso costringe i suoi attaccanti a tornare dietro, ma sai, quando torna dietro un Insigne, un Lozano e parte da 70 metri,
beh, anche nelle ripartenze si fa un po' di più fatica. Quindi che c'è un discorso tattico, non ci sono, ci sono assolutamente, è normale che sia così. Ma questo è un momento che bisogna capire che la qualificazione va su 180 minuti, non è un... Cioè, quello che voglio dire, la devi giocare in questo modo. Per me lo 0-0 fatto dal Napoli con l'Atalanta, detto questo, come risultato, è un risultato assolutamente positivo oggi per la gara di ritorno. Poi possiamo discutere sul gioco, sulla mentalità, su quello che volete. Ma è normale che quando tu giochi a 5, con quelle caratteristiche, non è... Il Genoa di Gasperini che aveva una difesa a 3 e aveva gli esterni offensivi e soprattutto i tre difensori che uno o due venivano sempre a supporto del centrocampo. Il Napoli lo fa un po' con Koulibaly, ma non è adatto e ha le caratteristiche per farlo come onestamente. Quindi ci sono tante discussioni da fare. Per me molto positivo è il risultato. Pensa un po' come la pensi. Ti saluto il professor Antonio Verrazzo, nostro fedele ascoltatore. Vorrei chiedere al maestro Agostinelli, ho visto un Napoli maturo e Gattuso è stato bravissimo ad impostare la gara. Roberto da San Nicola, la strada sinceramente ieri ho visto anticalcio, ci serve un allenatore che faccia giocare bene la squadra, ci scrive Roberto. Gattuso ha mandato in campo una squadra abbottonata a causa del momento no. Chiedo a mister Specchia, tra l'altro lo ricordo come allenatore e giocatore ad Aversa, Sì. perché si è arrivati a questa situazione, questione atletica, insufficienza, mancanza di personalità. Gino ci scrive da Aversa. Per Specchia il Napoli col 4-4-2 come... mo ci vuole solo il 4-4-2. Chi è che c'è scritto solo... cioè, il 4-4... No, non si firma il nostro amico. Insomma, Andrea, qua non si capisce più niente. Qua è... la situazione, voglio dire, è veramente cambiata tantissimo. Fabio... Il problema è che se si fanno solo i numeri è un altro discorso. Se si gioca sui numeri, quando non si capisce che invece quello che fa vincere e perdere è l'interpretazione dei giocatori in campo, cioè che cosa vuol dire? Si è vinto col 4-4-2, si è perso col 4-4-2, non è quello. Il problema è l'interpretazione dei giocatori in campo. Quindi, in questo momento, quando il Napoli non può tirare in porta, io capisco tutto, ma se trovi una squadra che ti mette... E poi, oltretutto, devo dire che non è stata neanche una grandissima Atalanta. Questo te lo dico proprio per Infatti, scontato, certo, considerando beh. l'Atalanta di 15-20 giorni fa. Però bisogna capire se gioca in 180 minuti. Io non è che voglio dire che il Napoli a me è piaciuto, ma giocando in questo modo Gattuso lo sapeva, che poteva venire fuori una prestazione del genere sotto il profilo della qualità del gioco. Buonasera, Danilo da Giuliano, sono d'accordo con Fabio Mandarini, noi siamo il Napoli, è vergognosa come gara. C'è una spaccatura, perché quando devono eseguire un calcio d'angolo si mettono in due vicino alla bandierina? È uno schema, ma gli avversari ormai lo sanno, ci scrive Pasquale. Buonasera, oro colato, questo pareggio preziosissimo, sarei felice di pareggiare anche a Bergamo. Un abbraccio forte da Roberto da Casoria. Concludo con i messaggi, secondo me Gattuso ieri ha giocato con la difesa a 5 perché sa che in questo periodo non ci sono con le gambe e con la testa. Agnello da Cicciano, c'è Mauro da Melito al telefono che salutiamo. Ciao Mauro, benvenuto. Sì, buonasera a tutti. Io Ciao caro. volevo parlare con il giornalista Mandarini. Eccolo, è qui. Sì, seguo il Napoli da una trentina d'anni. Per me, signor Gattuso, l'allenatore più scarso che abbiamo visto a Napoli con De Laurentiis. Allora, se noi vediamo come facciamo riuscire dal basso, almeno ogni volta stiamo per fare segnare gli avversari perché non abbiamo né Thiago Silva né Nesta che sanno giocare con i piedi e lui in modo pedissequo continua a insistere con questo gioco senza che ci comporta di creare occasioni per noi e rischiamo di prendere gol. Non sappiamo fare un primo pressing con gli attaccanti, non sappiamo battere un calcio d'angolo. Non sappiamo fare le difese preventive. E poi la cosa più antipatica per un tifoso, io mi addormento vedendo giocare questo Napoli. Ed è una valutazione, caro Mauro, Grazie, ti ringrazio, grazie. no, ti ringrazio di cuore. È una valutazione che anche oggi, però vi faccio un giro, parto proprio da Fabio perché la domanda era a lui, poi vado da Paolo Specchia e da Andrea. Io però vi chiedo, voglio seguire il discorso di Mauro, però voi mi dovete dire oggi, 4 febbraio, giusto? 4 febbraio se non sbaglio, il Napoli si gioca la finale di Coppa Italia. Tutto quello che ha detto Mauro, i calci d'angolo, l'uscita dal basso, il pressing, cioè insomma una squadra a pezzi. Allora, il Napoli gioca la finale di Coppa Italia. Il Napoli primo nel girone di Europa League deve andarci a giocare i sedicesimi col Granata. Il Napoli con la partita da recuperare è in linea con gli obiettivi iniziali della società di entrare in Champions League. Voi dovete spiegarmi perché. Perché stanno così? Perché i tifosi stanno così? Dovete spiegarmelo.
Fabio, parto da te e voglio andare anche poi sul tecnico da Paolo e da Andrea. È stato fatto un quadro nero, no? Nero, cioè come se fossimo il Crotone. Come se fossimo il Crotone, con tutto il rispetto ovviamente del Crotone e di Stroppa. Ma ritengo che questa sia una conseguenza di tutto quello che è successo negli anni precedenti. Cioè tu sostanzialmente hai fatto la bocca allo scudetto, perché ci sei arrivato a un istante. Poi hai avuto un'altra crescita, no? Di progetto, almeno doveva essere questa intenzione quando è arrivato Ancelotti. Un'ipotesi di crescita. Esatto, un altro progetto. Era un progetto, poi doveva... non è successo, però comunque avevi puntato a una figura di altissimo livello. E non è andata bene. Piano piano c'è stata questa discesa. Poi hai vinto la Coppa Italia, quindi l'umore si è rialzato. E poi è successo... Poi hai preso Osimhen a 80 milioni. Poi hai preso Osimhen. Hai cominciato ad avere un'altra... Sei arrivato, ripeto, alla prima partita con l'Atalanta, che nutrivi delle ambizioni importanti, perché il progetto di quel Napoli stava cominciando a funzionare. E stava cominciando a funzionare. Però il nessuno gioco, dice, cioè, che si fa uno, si succede, mette 3 mesi fuori, Mertens 2 mesi. Questo ti fuori. Sto dicendo. Poi succede che si mettono insieme tutta una serie di circostanze, tra cui, perché queste sono, è storia, è cronaca. Gli infortuni sono cronaca e hanno rivoluzionato, hanno obbligato Gattuso a rivoluzionare il progetto. Poi è successo il problema con la società, una tensione che ad oggi non è risolta tra la componente presidenziale e le emanazioni sportive, ovvero allenatore e direttore sportivo, ed è chiaro che chi vede dall'esterno spettacoli come quello di ieri, al di là del risultato, io posso essere anche d'accordo che ok, siamo ancora in gioco, il Napoli è in gioco, quindi su questo non c'è dubbio, questa è la notizia, è il titolo, il Napoli c'è ancora, però poi metti questo, metti la prestazione di ieri, malumori per prestazioni precedenti, Torino, Spezia, eccetera, eccetera, vedi il caos che c'è intorno, senti la necessità del ridimensionamento, perché sei ridimensionato. Ha detto De Laurentiis. Ecco, e quindi è chiaro che il tifoso, diciamo, si deprime. Vengo, Paolo, faccio salutare soltanto Andrea, ti saluta Peppe Spinosa, salutami Andrea Costinelli, ci scrive Peppe Spinosa e ti saluta con grande affetto. Paolo e poi Andrea. Io penso che siate rapidi. Non possiamo però partire da queste considerazioni. L'attesa della vittoria da parte dei tifosi napoletani è esagerata. Dopo l'annata di Ancelotti, per fortuna conclusi con la vittoria della Coppa Italia, l'arrivo di Gattuso, tutto sembrava volgere a una situazione così positiva, l'arrivo di Osimhen nelle prime gare, che tutto ci ha fatto pensare che Napoli potesse, al di là del reale obiettivo per cui il Napoli può competere, cioè l'ingresso in zona Champions, potesse addirittura, merito anche o demerito delle scarse partenze degli altri, che la Juve stentava, è arrivato Pirlo che era un allenatore neofita, un apprendista allenatore, il Conte che aveva problemi, allora il Napoli si poteva addirittura candidare per quello che è un sogno di mezza estate dei tifosi, ma così non è stato. La vittoria con l'Atalanta, gli abbagli che abbiamo potuto prendere, che Napoli potesse ambire a cose più, ora ci fanno avere aspettative superiore alla media. Ma tornando ai numeri, l'abbiamo detto, lo ribadisco, l'ho detto subito, tu mi hai confermato, Gattuso è nei numeri. Gattuso così criticato perché le ansie di vedere una squadra che faccia gioco e non lo fa tanto bene, che abbia ermeticità e non è ermetica, che abbia una tendenza atletica eccellente e non sempre lo ha, fanno poi cadere il dato dei fatti, le aspettative. Ecco, quindi ora siamo avvelenati, il tifoso ma anche lo spettatore, anche amareggiati. Abbiamo fare un distingo tra quello che è l'obiettivo, come ha detto Ago, come ho già detto io prima, 180 minuti, considerato la tanta di oggi l'ha fatto benissimo Messico, se no perdeva, esatto. Ora quindi se la farà giocare là, però grandi attese alla luce dei fatti non dobbiamo avere, dobbiamo solo sperare di entrare la zona. Posso farvi una domanda? No. Dato che hai parlato sui 180 minuti, fermati solo un attimo, se no io perdo, arrivano i messaggi, mi dispiace non salutare Andrea, ti saluta lei. Lello da Vico, Andrea Costinelli, tu qua, quanti amici tieni qua a Napoli? Lello da Vico e Quenze che ti saluto. Fai questa domanda. La faccia al mister. Dato che giustamente abbiamo sottolineato che sono 180 minuti, no? Ma l'Atalanta è favorito o è sfavorita, secondo lei, mister? Per la Coppa Italia. Per la semifinale. Per la semifinale prossima. Certo è favorito. Giocando quindi caso comunque è un discorso di avere 90 minuti, però con parte comunque sfavorito. La partita si va a giocare sperando di fare il meglio ogni gara per gara. Intanto il Napoli ha provato, non ha preso quindi gol. Quindi con la speranza. Guarda che l'Atalanta aveva fatto, ha fatto fino ad ora 45 gol
nel campionato di Serie A. Quindi l'Inter ne ha fatto 49, quello ha fatto più gol di tutti. Noi non abbiamo preso lui, merito anche di Ospina. Quindi il risultato intanto... Fammi sentire Andrea. E ce l'andiamo a giocare là. Andrea, tu sei anche tu tra gli amareggiati, perché eri uno che puntava molto su questa rosa. Beh, intanto ti dico subito che continuo a dire che il Napoli è obbligato a entrare nei primi quattro. Detto questo, okay, è obbligato per la rosa che ha entrare nei primi quattro. Io ero molto positivo, se ti ricordi, dicendo che le prestazioni di Fabio Ruiz e Zielinski non potevano essere sempre da 6, perché se sono da 5 e mezza a 6 è ovvio che il Napoli non può fare quel salto di qualità che glielo danno questi due giocatori che fanno 0 gol all'anno, mentre sarebbe giusto se cominciassero a fare, andare in doppia cifra, come ci sono tanti centrocampisti in Italia che lo fanno, e allora diventi una squadra più competitiva. Detto questo, è incredibile, mi dispiace dirlo, ma in questo momento qui di grave difficoltà non si riesce a capire anche a volte l'intelligenza e l'umiltà di un allenatore che non fa solo chiacchiere. Lui te lo dice nettamente, questo è un momento in cui il Napoli fa più fatica di altre volte e quando viene fuori uno 0-0 non è che bisogna essere contenti, bisogna essere un po' più realisti. Io parlerò e dirò delle cose, se il Napoli prenderà con l'Atalanta sarà eliminato, dirò allora, ma cioè, vediamo un attimo. No. Allora posso dire una cosa, la Coppa Italia è vinta sui calci di rigore, no? Sì. Grande entusiasmo, giusto, l'hai vinta sui calci di rigore, ma se la perdi sui calci di rigore che fai? Ammazzi tutti? No. Se te la dobbiamo giudicare in questo modo, allora va bene, allora stiamo al risultato della domenica. Io in questo momento mi viene un po' da criticare il Napoli, perché è un periodo che non mi piace il Napoli. Non è una partita, è un periodo che non mi piace il Napoli. Però detto questo, ho trovato anche dentro di me delle motivazioni. Un po' la tattica, ci può anche stare. Ma guardate che quei giocatori che gli mancano, che gli danno fisicità, voi pensate che, per quello che penso io, Osimhen è un giocatore che, al di là che è un ragazzo ancora, ma gli può dare tanto, perché anche fisicità al Napoli serve, quello che non tutti i ragazzini o quelli davanti che ci giocano, che stanno giocando adesso. Quindi io starei un po' attento ad esprimere di dire male o bene, per forza stiamo un attimo attenti. Come hai detto tu, Gianluca, Napoli è ancora dentro tutto il Napoli. Ecco, intanto invito Fabio ad aggiustare un attimo il monitor che si sta per spegnere. Con Bagagliocco giochiamo in 10, ma lo volete capire? Ci scrive Massimo, devo salutare un po' di amici. Ho ancora impressa la sostituzione di Lozano ieri sera, camminava per uscire, comportamento vergognoso. Siamo il Napoli. Sono in pieno d'accordo con cosa ha scritto il Corriere dello Sport oggi, ricordiamo il fondo di Barbano. Buonasera Giovanni, quartiere spagnolo, riguardo il presidente, lo sappiamo che le offese non le leggo mai, sappiatelo sempre. Gattuso non è un allenatore per il Napoli, non c'è gioco migliore. Noi non possiamo pure perdere, ma vogliamo perdere giocando bene. Sono davvero irritanti i passaggi all'indietro quando ci troviamo nella tre quarti avversari. Io tifoso voglio vedere la giocare la mia squadra in avanti e non rifugiarsi. Sergio da Portici. Buonasera a tutti, troppe critiche ingiuste, manca Osimhen, manca Mertens, vedete quale squadra, il Real Madrid, il Paris Saint Germain, per favore un abbraccio a Gattuso. Chiamo da Napoli, ciao Gianluca, ciao Fabio, ciao Specchia, stimo Gattuso, ma dobbiamo rassegnarci a un Napoli così triste e decadente? Il nostro amico Francesco Scotto, che salutiamo, ci segue sempre da tante volte. Io devo tra poco salutare Andrea, gli chiedo soltanto Andrea e poi continuo avanti. Buonasera, non voglio trovare scuse per la gara, ma secondo il vostro parere l'arbitro è stato, come è stato l'arbitro? Perché è stato imparziale l'arbitro ieri sera, ma non mi pare che... va bene, comunque il monitor è spento, caro Fabio, però credo che Andrea ci sia, eccolo qua, lo vedo alle mie spalle, ancora in linea. Dimmi soltanto, Andrea, se sei preoccupato per quello che accadrà tra sabato e mercoledì, e se, soprattutto, perché ti faccio parlare di Gattuso, poi continuiamo noi in studio e ti lascio una buona serata ringraziandoti, se questa situazione che Fabio diceva di guado, di mezzo, no? Gattuso non si sa che fa, che succede, cioè se dipende il prosieguo di questa stagione solo dai risultati, cioè se Napoli perde a Genova e perde con l'Atalanta, che succede a sto povero Gattuso? Ma perché invece diciamo se vince a Napoli e vince là? Cioè voglio, io Gianluca, guarda, in questo momento Gattuso, come tutti gli allenatori del mondo, a Napoli, in questa situazione che non si sa quello che viene, è un po' in difficoltà mentale, anche se uno non lo vuole far vedere, mi sembra anche una cosa normale, però lui rivendica anche un po' di sue ragioni, no?
Nel senso, lo stiamo dicendo anche adesso, non è che stiamo parlando di un Napoli splendido che gioca un grandissimo calcio, che diverte la gente, questo non lo diciamo nessuno, ma che il Napoli in questo momento sia in lotta per la retrocessione o sia a metà classifica, non è così. È in linea, è anche un po' fortunato, è in linea perché le altre squadre hanno zoppicato tutte quante, non c'è stata mai la Vero. squadra che ti ha dato l'idea di essere padrone del campionato, ancora in linea. Quindi un attimo, io chiedo un attimo di pazienza. E di credere un po' ancora in questa squadra, perché la cosa più brutta è non crederci più assolutamente. Invece il Napoli ha tante potenzialità per poter, io ripeto, per me è obbligata arrivare al quarto, nei primi quattro, quindi io la vedo in questo modo, Gianluca. E tra 7 giorni ne parleremo ancora di più con altre due tappe importanti e vediamo che cosa succede, perché tanto Tribuna Sport Night non può non iniziare, ovviamente, con i tuoi saluti e il tuo collegamento. Grazie Andrea, ti Ciao, abbracciamo, ciao. ti Ciao salutano Fabio, gli ciao amici. Paolo, Ciao, mister. ciao. Ti salutano gli amici. Ciao. Grazie ad Andrea Agostinelli. Ragazzi, io qua stasera, Agostinelli ha ragione, uno degli handicap di questo periodo è la mancanza di fisicità troppo piccoli. Le prime squadre invece sono molto fisiche. C'è questa differenza anche Ma da un punto di vista io dico, fisico. se uno ieri guarda con attenzione i difensori dell'Atalanta e i difensori del Napoli, Già, no? addosso. Con quanta determinazione, ferocia, cattiveria, come pressano al centimetro, vanno a pressione. I difensori nostri fanno lo stesso. Allora, perché la gente poi oggi è disillusa e amareggiata? Perché comincia a vedere che vacillano le speranze. Quindi, ora Ago è andato via, però volevo fare ad Ago, non l'ho fatto in tempo perché tu forse non me l'avessi neanche permesso che gestisci tu. Cioè, ma No, se lui ha lui è detto che fa, no, ma deciso no, i ma tempi. io, ma C'ho no, no. Renato in Si linea fa da per 5 minuti ma che sta Fabio aspettando. Anzielischi, ma siamo veramente convinti che abbia una personalità per tirare fuori quello che fino ad ora non hanno tirato fuori? Non No. è solo un periodo. No, certo che Come non non, ce l'hanno perché non come l'hanno non, fatto allora, come non sei finora. come non sono idea? Allora è chiaro che come facciamo ad arrivare dove vorremmo fare? La realtà ci dice che questi giocatori, un po' per loro caratteristiche, al di là di Gattuso o non Gattuso, non tirano fuori quelli che noi gli possiamo accreditare perché non ce l'hanno. Perché da quando è che Perché il aspettiamo nazionale Zielinski? Fabian Ruzzi ce l'ha? Basta, Ma dove? Nazionale Under 21, attenzione, fermo. Nazionale ha fatto un c'era il grande Under titolare. 21 No, è e ha titolare fatto. della Roja, è titolare della Spalla e lo portano ma così. non ha fatto una. Con Ma lo l'Under 21 ha portano ogni fatto volta vincere come con miglior l'Under europeo. 21, ma le nazionali. Aspettiamo a dire. Io su Fabio non ho grandi dubbi che valga quello che è stato considerato prima di arrivare a questo limite attuale. Perché sembra che va troppo piano, un solo piede, non azzanna come deve, non tira mai in porta con la precisione giusta, non salta lui. È un giocatore. Zielinski, grandi potenzialità. Ma fate il paio con quanto corrono Freuler, Deron, o a quanto Ma è corre una anche Pasalic. struttura fisica, però. No, ma la qualità non basta, Mister, lei cioè che è un neanche conoscitore di fisicità. giocatori, Zielinski non mi mi piace più, spiega, mi non sp credo che arrivi. lei che è un conoscitore di giocatori, mi spiega Lobotka che giocatore è, perché non l'abbiamo mai Non visto. si capisce. Rachmani, Mi Lobotka, non avvalgo te. dalla Ma facoltà di non Rachmani, rispondere. Renato, dalla facoltà di non scusa rispondere. l'attesa, Renato, benvenuto. Renato, ci sei? Renato non c'è più. L'ho fatto aspettare troppo, ti chiedo scusa, Renato, se è caduta la linea è colpa mia. Bravissimo Specchia, non hanno carattere, ci scrive Massimo. Saluto con affetto il mister Specchia, potrebbe insegnare a tanti giovani allenatori, Pirlo, Gattuso, ad essere veri allenatori di calcio, Fulvio da Casoria. Grazie, Fulvio. Gattuso che c'entra, senza giochi i calciatori perdono fiducia, forse era meglio l'esonero Edoardo da Carinaro. Gattuso che c'entra, se insegna e sbaglia il rigore, Lozano nega il 2-0 a Dembe, a Verona, ricordate che il calcio ha anche episodi, prima o poi girerà per noi. Allegri, allenatore giusto per il Napoli, Francesco da Somma. Mi chiamo Alessandro, sono a Rienzo, seguo il Napoli da quando c'era Savoldi, sono un vero tifoso. Domanda, ma quando incominciamo a correre ad avere un centrocampo e una difesa robusta? Purtroppo se non finirà tra le prime quattro il presidente sarà costretto a ridimensionare il progetto per non fallire, ci scrive Pasquale. Sebastiano, ma se dico Sarri allenatore, che dite? Buonasera, Giovanni da Casoria, esprimo il mio pensiero, il problema principale è il presidente, bisogna prendere delle decisioni immediate, se no si rischia di non qualificarsi per la Champions. Quindi guardate. Veramente c'è un momento di Di grande, confusione. no, grande e particolare confusione. Chi è Modugno? C'è Modugno, caro Varriale, c'è già pronto, niente, dal suo tepore, del suo. Guardalo, guarda. Giovedì. Buonasera. Ciao Francesco, bentornato. Giovedì scorso non ti abbiamo Buonasera a disturbato. tutti. Perché eri Ciao, ovviamente Francesco. eri in campo, eri lavorando ovviamente per Sky. Noi che cosa facciamo? Un regalo a Francesco il giovedì e Francesco lo fa a noi.
perché interviene, ci dà il suo contributo per noi motori, però lui lo fa da casa, invece stare al freddo e al gelo che praticamente c'è una sorta ormai di orma di modugno fuori al centro, al training center di Castel Volturno, invece stai a casa, stai tranquillo. E quindi voglio dire, Francesco, hai tutto il tempo per raccontarci, per favore, stamattina, per raccontarci le facce di stamattina, se erano stravolte, se sono stanchi, quando si riprendono, si può giocare ogni tre giorni, fanno la conta degli infortuni, Mertens in Belgio stava uscendo con l'aereo addirittura, sto Mertens sta veramente vivendo di tutto e di più, come sta Osimhen, Fabian Ruiz ritorna. Ciao Francesco, benvenuto. L'hanno fatto un po' grossa a dire la verità in Belgio, dalla narrazione sembrava chissà quale catastrofe, in realtà da quello che ho capito, ma giusto per dirne una, c'era un po' di ghiaccio a terra e l'aereo quando era già atterrato era già infrenato, insomma, si è preso un po' di prato. Ma com'è? Sai, la prestazione di ieri è evidente, io vi stavo ascoltando, dai, vengo al sodo. È chiaro che Napoli di ieri, da un punto di vista estetico, non è piaciuto, non poteva piacere del resto, no? Prestazione nella quale la proposta del gioco è stata abbastanza arida, sterile. Gattuso probabilmente, da quello che ho capito, è così che la immaginava, considerando il momento, la condizione, l'avversario, la possibilità di andarsela poi a giocare a Bergamo. È chiaro che il momento resta complicato, prima dicevi delle facce, è evidente che tutti quanti percepiscono un momento complicato. Poi è vero, se vogliamo analizzarla, io sono di quelli con grande equilibrio, ci provo almeno, ritenendo che l'ultimo Napoli non possa entusiasmare. Ma alla luce delle assenze, delle difficoltà, di una negatività che sta avvolgendo questa squadra in maniera, secondo me, esasperata, guardando la classifica, io penso che sostanzialmente si sia in linea con quelli che erano gli obiettivi, che sono gli obiettivi, con quello che forse è il potenziale di questa squadra, che qualcuno ha sopravvalutato, ecco perché magari c'è tanta delusione, forse c'erano delle aspettative, secondo me, troppo alte, sì. Però sei in zona Champions, sei avanti nelle coppe, in una stagione dove giocando ogni tre, a dir la verità, e chiudo, l'aspetto estetico, il bel gioco, non so se possa davvero essere una discriminante per il giudizio. Cioè, io ne vedo poche di squadre esprimere con continuità un grande calcio. Anche il Napoli l'ha fatto a singhiozzo a tratti. Pensa alla Fiorentina, pensa all'Atalanta, pensa alla Roma. Qualcosa di bello e di buono l'abbiamo visto. Ma è difficile, ragazzi. È difficile in queste condizioni, secondo me, giocare anche qualitativamente in maniera accattivante. Allora, voglio salutare un po' di amici perché sennò davvero diventa impossibile. Ci tengo molto e vi ringrazio di cuore. C'ho Antonio al telefono che tra poco arrivo. Luca da Casagiove, mi è piaciuta la difesa a 3, credo che Gattuso possa insistere. Il paradigma grande calciatore e grande allenatore non ha nessun fondamento, segue il Napoli da 40 anni e posso dire che questa rosa è forte ed è in corsa per tutti i suoi obiettivi nonostante Gattuso, scrive il nostro amico. Un saluto a Nino di Piazzolla di Nola. Sarri voleva vincere anche per fare uno sfregio a De Laurentiis, poi Gattuso è molto permaloso, il Napoli gioca malissimo e lui fa il permaloso, ci sono squadre anche decimate che giocano sempre un calcio propositivo. Roberto da Capodimonte. Peppe Ronghi ci scrive: siamo sicuri che abbiamo giocato per il pareggio, dobbiamo ringraziare un grande Ospina, a Bergamo sarà dura a giocare, Gattuso dovrebbe provare il centrocampo a rombo, ci scrive Massimo. Eh sì, mo ci manca solo questo. Vorrei chiedere a Mandarini, firma autorevolissima del Corriere dello Sport, per me Insigne dovrebbe stare qualche partita a riposo. Salvatore da Casandrino, voglio chiedervi se Napoli ha paura di gareggiare con l'Atalanta, allora perché non ritorniamo in Serie B? Attendo una vostra risposta. Come vedi, caro Paolo, caro Fabio e caro Francesco, io vi assicuro, siccome ringraziando il Signore per il lavoro che faccio qui a Televomero, ho questo polso, no, di questo sentiment, di questo umore da parte dei tifosi, io difficilmente ho visto una situazione così ondivaga. Chi è per lo 0-0? Chi è contro Gattuso? Chi è per De Laurentiis? Chi è contro i giocatori? Io difficilmente ho visto una cosa del genere. E forse lo posso dire. Cioè, questa cosa mi colpisce e credo di avere una valutazione comparativa di poter dire una cosa del genere. Paolo, mi affido anche alla tua esperienza. Cioè, sì. Ti è mai capitato una cosa del genere? È successa tante cose anche negative, ma questa diversità
di situazioni. Io non l'ho difficilmente la guarda, io credo che nasce proprio dalla illusione iniziale, che poi è stata ben presto smaltita da quelli che hanno più senno, meno tifo, quelli che fanno delle valutazioni molto più assennate, quindi si sono resi conto che nel Napoli, per quanto sia, l'abbiamo forse troppo idealizzato, al massimo può entrare in zona Champions, e gli altri invece che per amore, per tifo, allora è a questi che non sta bene l'atteggiamento di Gattuso, lo criticano fin oltre i propri demeriti, perché poi sappiamo che l'Antonio ha meriti e demeriti, in questo momento Gattuso, che era partito con grandi meriti, ora qualcuno in meno ce n'ha, è incontestabile, però vedendo le condizioni, altrimenti De Laurentiis non l'avrebbe messo in discussione, non l'avrebbe chiamato, ma ragazzi, ma Benitez, tutti noi, Allegri, ma tutti Spalletti, noi Sarri, certo, voglio dire, ma è nel, non ho dimenticato qualcuno, ma è nel diritto di ogni presidente fare, quindi là, italiano De Zerbi, Juric, italiano, per quanto si farà, ma voglio dire, no, tornando a noi, gli ultimi magari sono idee per la prossima stagione. Ah, ecco. Però il problema è questo: metti che il Napoli, e io spero di no, facendo i dovuti scongiuri, vada male in queste ultime due partite, cosa fa De Laurentiis, allenatore? Non lo può fare più, non lo può fare, anche perché chi anche prende, se c'è anche qualcuno che lo dice di farlo ancora, non ha in questo momento il tempo per correggere giocando ogni tre giorni. Come fai tu a cambiare, perché siamo chiari? Fermati, Antonio al telefono, buonasera Antonio. Buonasera allo studio. Volevo sapere ai due ospiti, che sono molto competenti, e se no mica stavano qua su Insigne. Allora, io vedo Insigne nervoso, lo vedo molto nervoso, molto, cioè che vuole spaccare il mondo e non si riesce. Cioè, non è il caso di metterlo qualche partita da parte, un po' di riposo, bravo. Va bene, Antonio, ti ringrazio di cuore. Lo chiedo a Fabio e a Francesco Modugno, perché io ieri ho visto, tra le tante cose, Insigne, che secondo me ha giocato una partita strepitosa nei 60-70 minuti, cioè di volontà, sì, sacrificio, di cose. È un uomo distrutto. Ogni tanto faceva così. No, Insigne è un uomo distrutto. Secondo me non è riuscito neanche a salire le scale di casa per tornarsene a casa. Secondo me, io ho visto Insigne a un certo punto in un ripiegamento difensivo. Sì. Tornare che Paolo, quanti giocatori allenati, cioè non ce la faceva neanche ad alzarsi e tornare lì. Sembrava a me quando giocava a calcetto, cioè non ce la faceva più, era cotto. Sono d'accordissimo con te, tant'è che ti dico che secondo me lui rischia, tra virgolette, di andare in panchina con il Genoa, non tanto per la botta al polpaccio, che è una cosa che uno come lui smaltisce, ma perché è stanco sul serio, e secondo me c'è la possibilità che Insigne cominci riposi dalla panchina, ma perché ne ha fatte sei consecutive, e ne ha fatte sei consecutive a questa intensità, con questa intensità difensiva, di sacrificio e di strappi, vai avanti. Io ieri ho rivisto una scena di Insigne che non vedevo dai momenti bui del Napoli di Ancelotti, ma non del suo rapporto, intendo di risultati, non Napoli a un certo punto con Ancelotti andava proprio male. E mi colpì vedere Insigne all'epoca allargare le braccia dopo aver sbagliato. Non ricordo, ragazzi, l'ho visto anche cosa, io. È importante dirlo, perché se no ci scolleghiamo. Il lavoro di Insigne, il lavoro straordinario come tutti, non viene apprezzato perché fanno più fatica di prima. Certo. Il Napoli è meno organizzato. Certo. Quando noi vediamo Insigne, Amsic e Gulam fare la famosa catena di sinistra, funzionava tutto perché c'era maggiore organizzazione. Diamo per scontato che la vediamo tutti, che non c'è la stessa. Allora fanno il doppio, giocando in tre giorni. Fanno una fatica boia, e c'è quindi per fortuna i cinque cambi, se no saremmo morti. Come hai visto Insigne, Francesco, è vera questa mia impressione, cioè veramente lo strenuo delle forze proprio? Ah, io l'ho visto molto bene, soprattutto con una qualità enorme in una posizione di campo che solitamente non è la sua. Ieri a un certo punto mi è sembrato quasi facesse la mezzala, considerando un centrocampo soprattutto di sostanza con Dem e con Bakayoko. Lui si è accentrato tanto, e si è abbassato per venire a giocare quanti più palloni possibili. È un giocatore del quale conosciamo anche un po' il carattere. Lorenzo è un emotivo e secondo me sta facendo suo quello che è lo stato d'animo della squadra e di conseguenza di un po' tutto l'ambiente. Non rischi di andare in overbooking? Sai, il rischio c'è, perché poi le pressioni sono forti, c'è andato. Lui le percepisce, le conosce, sa interpretare gli umori e i malumori della città. Lorenzo è di quelli che nel tragitto da Castelvolturno verso casa, penso che
che è una processione di sguardi, di inviti, di richieste. È chiaro che da napoletano è di quelli che la situazione forse la sta soffrendo più degli altri, però secondo me da un punto di vista delle prestazioni io continuo a dire che da quando è arrivato Gattuso, forse per continuità di atteggiamento e di prestazioni, Lorenzo è il più continuo di tutti. Un Napoli così brutto, poi interviene Fabio, un Napoli così brutto e con questa costanza non si vedeva ai tempi di Guerini. No, ma Roberto da Capodimonte, mi permette di dare un consiglio al presidente, organizzi un altro bel pranzo alle falde del Vesuvio e finiamolo con queste tarantelle. Unite si vince, Franco da Torre del Greco. Poi c'è campione di livello, Cavani, Guerini, non ci sono più, run da Napoli. Ragazzi, veramente vi ringrazio. State inondando il nostro iPad con i vostri messaggi. Napoli vincerà l'Europa League, Giacomo da Bacoli. Petagna, non dico le offese, Milik fuori squadra, Mertens e Osimhen infortunati, De Laurentiis non compra una punta e deve essere più. Poi dice un'altra cosa che però non leggo. Cosa avrebbero detto se ce la fossimo giocata, avremmo preso Guido. Ah, ecco, diceva quello che diceva Paolo, se il Napoli andava a faccia aperta prendeva 4 gol. Insigne si sta sacrificando troppo con il pericolo di infortunio, ci scrive il nostro amico Pasquale. Ragazzi, siete veramente tantissimi. Buonasera a tutti, il Napoli, Salvatore da Giuliano, possiamo dire che tutti i moduli che vogliamo fare, ma finché si tiene la difesa così bassa non c'è modulo che tenga. Il Napoli non ha un leader in campo, Giacomo da Bacoli. I difetti di fabbrica di cui buonasera parlavamo a tutti, credo che il Napoli non può ambire a nulla, non ha più un attaccante Higuain, Cavani, Hamsik, eccetera eccetera. Siamo sicuri del quarto posto con questo passo? Non lo firma il nostro amico Antonio D'Angri, invece ci dice: buonasera, leggetelo per favore, Gattuso è subentrato ad Ancelotti con il 4-3-3 ottenendo risultati eccellenti l'anno scorso. Adesso mi chiedo, con tutta questa fissazione il 4-2-3-1 hanno cambiato? Io potrei andare avanti senza soluzione di continuità, ve lo giuro, senza soluzione di continuità. Devo andare però da Salvatore al telefono che ci aspetta da un po'. Buonasera Salvatore. Buonasera a tutti, buonasera. Devi essere rapidissimo, Salvatore, ti ringrazio. Ah, rapido, aspettavo 10 minuti. Vai. Vabbè, ti volevo dire, vorrei parlare di calcio, ma in questo periodo è un po' difficile. Io penso che abbiamo un problema societario, sì, a livello proprio di risorse umane, perché non ci troviamo la prima volta in questa situazione. Prima con Mazzarri, poi con Sarri, poi con Benitez, poi con Ancelotti. Noi abbiamo problemi proprio societari. Io vedo che non è solo nostra, perché lo stesso è per Conte, lo stesso è per Fonseca, lo stesso è per altri, pure il Milan lo stesso. La Juve perde, pareggia 6 volte, perde 2 volte, gioca male, di Pirlo non si parla. Forse dobbiamo imparare da questa grande società, che anche se noi odiamo, che forse odiare è una brutta parola. Odiare per, ma non odiare condivide, in calcio non condividere. Non condividiamo. Però forse noi dobbiamo imparare da loro come bisogna fare proprio a livello di risorse umane, perché Gattuso è sbottato, ma io sento io la gente per strada che diceva è così, hai ragione, hai ragione, io ti ringrazio Salvatore, ti ringrazio di cuore, e anche l'aspetto societario è un aspetto ovviamente. A proposito, dopo questi tweet, Francesco, il tweet Gattuso, poi la presenza in ritiro, il tweet Giuntoli, c'è strategia, è un pro forma, sinceramente il pensiero del presidente della società, intravedi qualche altra cosa, si sta lavorando, tu hai considerato, come lo hanno considerato tutti, comunque legittimo, Paolo mi affido anche alla tua esperienza, il fatto che se le cose non vanno bene tu da imprenditore, voglio dire, ti puoi fare un giro di opinioni per sapere com'è la situazione, probabilmente forse se fosse stato un po' più, ma il fatto è qui di lavorare sott'acqua, ma a Napoli è difficile, molto difficile. Francesco, ma sai, mi chiedi se c'è strategia. Il presidente De Laurentiis è un imprenditore, è un uomo di grande acume, quindi mai nulla fa per caso, mai nulla dice per caso, come fanno i personaggi di grande spessore. Lui evidentemente lo è. È pur vero però che in questi anni, nei quali abbiamo imparato a conoscerlo abbastanza bene, sappiamo sia anche uno abbastanza estemporaneo, è uno che talvolta a caldo, immediatamente dopo le partite o quando magari qualcosa non lo convince, sbotta, tuona, magari perde anche un po' di quella lungimiranza che è proprio
dell'uomo, dell'imprenditore, del personaggio, salvo poi magari fare anche delle frenate brusche, delle retromarce. Insomma, sicuramente un rapporto questo che si è complicato. Cioè, tre mesi solo fa complicato. Voglio sentire Fabio che ti sta dicendo solo complicato. No, ma è chiaro che quando hai di fronte, ma questo in generale, io penso chiunque, qualsiasi uomo con un briciolo di dignità, è chiaro che il rapporto si rompe definitivamente, che questo è un rapporto irrimediabilmente compromesso. Poi se hai un uomo dell'animo, dell'orgoglio, della storia, che Gattuso ha una storia, certo, leggendaria nel calcio mondiale, assolutamente, ma è chiaro che è più che irrimediabilmente compromesso. Posso dire una cosa a questo, sì, proposito? Volevo solo, completando Francesco, no, arrivo subito, sì, da te. Dimmi Francesco. No, no, magari chiudo, che mi sono dovuto fermare. È sì un rapporto in questo momento complicato, difficile, rotto, lacerato, insomma. Ma non è la prima volta, e anche Fabio lo sa bene, che abbiamo raccontato di rapporti arrivati a questa situazione e poi sorprendentemente recuperati. Una sola volta, Francesco, una sola, perché poi con Mazzarri, mi ricordo perfettamente, capisco il tuo riferimento, però dall'epoca, da quella, perché a Mazzarri poi piaceva stare qua, era nel pieno di Pozzuolo, ristorante Europa. Non è che aveva grandissime alternative all'epoca del livello del Napoli. Poi però il rapporto si è compromesso con Sarri e Sarri è andato via. Fabio, il rapporto si è compromesso però con Benitez per disguidi di mercato e Benitez è andato via. Poi vabbè, è successa la parentesi Ancelotti e adesso si è irrimediabilmente, secondo me, Francesco, compromesso. Francesco, no, Fabio, no, ma ti dico, dobbiamo aggiungere anche il rapporto con Eddie Reia. Ma quello è un rapporto diverso. Quello è un rapporto diverso che non Fabio, quella è una grande storia di amicizia e di calcio, che è una cosa molto rara. E sì, lì è stato diverso. Fabio, poi era un Napoli che ricominciava. Fabio, ma lo è diventato però dopo un momento fortemente burrascoso. Ce le sono dette, cioè, si sono spintonati negli spogliatoi. Napoli-Torino 2-2, o Napoli-Lazio. Però poi basta. Napoli-Lazio, Napoli-Torino. I messaggi subliminali, le conferenze stampa. Qual era la partita? Napoli-Lazio, Napoli-Torino? Non me la resta 2-2. Napoli-Lazio. Mi sono ricordato, grazie che io ogni tanto... Ma questo per dire, noi facciamo la cronaca e oggi raccontiamo di questo rapporto, per meglio dire, di un rapporto che c'era, in questo momento non c'è più. Però onesto, se dovessero i due magari ritrovare il modo per rigenerare una sintonia passata, io non sarei così sorpreso. Ripeto, quante ne hai viste, Paolo? Tutto è possibile. Sì, nel calcio, guarda, veramente c'è poca memoria. Il calcio non ha memoria, quindi quello che è successo un anno fa paradossalmente può essere dimenticato ai fini di una classificazione che ha delle basi, degli obiettivi, però qualcuno dimentica. Nella vita non è così. Io, chi mi ha tradito, chi mi ha fatto del male, sarei uno sciocco se dimenticassi quello che mi ha fatto. Posso perdonare. Nel calcio, mi ha detto, questo si sovverte. Me ne è capitato tanto. Però voglio dire una cosa, faccio una provocazione, anche perché c'è Francesco. Ma stimando De Laurentiis come uomo di società che sa fare le cose in maniera blindata, questo fatto che si sia subito pensato quasi a far sapere che si era andato a contare, o si è saputo, ho quasi il sospetto. Questo non lo sappiamo. Ma vi pare possibile che con tanta facilità Gattuso abbia saputo che è stato trattato Benitez, si è fatto trattativo con Sarri? Cioè, queste cose in una buona società non si fanno sapere. Io potrei pensare che il nostro presidente, che diabolico in certe cose, lo stimo tanto come persona, meno, ma come uomo di calcio ha fatto benissimo, che possa anche, conoscendo Gattuso, fargli arrivare, e non avendo più fiducia, far arrivare messaggi per suscettibilità, per ruotare la suscettibilità e l'orgoglio che ha, e per farlo costringere ad andare via. Potrebbe essere una strategia, per carità, per potrebbe carità. Questo non lo so, Francesco, potrebbe? Secondo me potrebbe, anche perché ti dico che la storia del Napoli recente insegna, ci ha raccontato, che i più grandi risultati in questa piazza si sono avuti quando
paradossalmente a un certo punto si è quasi creata una situazione anomala, no? Conflittuale. Nulla ideale, però sicuramente efficace. Squadra e allenatore compattati, e magari il presidente, che non dico faceva la parte del nemico, no, di quella all'opposizione, però sicuramente un po' fuori da questa, da questa simpatia, da questa sintonia che invece allenatore e squadra trovavano. Io penso che in questo momento questa è una situazione che potrebbe anche essere funzionale al Napoli, cioè una squadra che si compatta, unita, che fa il risultato, i giocatori che giocano per l'allenatore se lo vanno ad abbracciare. Ripeto, i risultati in questo momento, magari in assenza di un gioco brillante, spumeggiante, per carità di Dio, chi lo nasconde, però i risultati sono quelli in linea con i programmi, forse De Laurentiis potrebbe alla lunga anche star bene così. Io devo, prima di salutarti, però non posso non farti una domanda meravigliosa. Io amo il pubblico di Telepomera, amo le persone che seguono le trasmissioni, perché questa è la città più bella del mondo, io l'ho vissuta. Allora, ciao Gianluca, buonasera a Fabio, buonasera a Mister Specchia. Una curiosità, ci scrive Mario. Come mai Modugno, la voce di Modugno su Telepomero è diversa da quella che ha su Sky? Tu sei il numero uno, Mario, cioè sei veramente il numero uno in assoluto. Cioè, voglio dire, un messaggio del genere, per me la trasmissione è già finita. Cioè, come mai Modugno c'è una voce diversa a Telepomero rispetto a quella di Sky? Francesco, che devo rispondere a Mario? Dimmelo tu. È il satellite, qui è il satellite. Che grandi che siete, Francesco, grazie di cuore, Francesco, grazie. Noi ci vediamo, se ti fa piacere, come al solito, giovedì prossimo, tanto dopo Atalanta-Napoli, c'è un bel consuntivo, un bel bilancio, Genoa-Bergamo, comincia a essere non male, una piccola linea cominciamo a metterla. Francesco, grazie. Ci sarà da divertirsi. Vi continuo a seguire. Grazie. Abbraccio. Ciao, a voi. Francesco. Speriamo di non fare danni, Francesco, in tua assenza. Cerchiamo di andare avanti. Devo salutare un po' di amici, sono tanti. Chi c'è al telefono, caro Ciro? Aspetta, se vediamo se me l'hai scritto. Enzo al telefono. Ti prendo, Enzo. C'è, ho la possibilità. Ma in prima che arriva il nuovo ospite. Vai, Enzo. Buonasera, veloce. Grazie. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie, Enzo. Volevo fare una semplice domanda. Nonostante le sue sconfitte di Gattuso, con lo Spezia, con Sassuolo, il pareggio col Torino e tutto il resto, si è detto che in questi giorni si è detto che Gattuso non è stato tutelato. Ma nonostante queste sconfitte, De Laurentiis ha scritto il tweet, è stato vicino alla squadra e tutto. Che doveva fare più De Laurentiis? Domanda. Grazie. Ok, Enzo, ti ringrazio. È il massimo quello che poteva forse fare. Sai cosa avrebbe cosa sarebbe potuto succedere? Il rinnovo del contratto. Ma no, contratto. Parte, vabbè, quello sarebbe stato il cassetto della firma. È chiaro. Cassetto, quello sarebbe stata la chiusura, ma sarebbe stato sconfessare tutto quello che è successo, invece è successo. Probabilmente, al di là di tweet, comunicati, eccetera, magari nel momento in cui c'è stato la visita di De Laurentiis alla squadra, quando poi ha dato i tre stipendi, eccetera, eccetera, si potevano evitare una serie di discussioni che ci sono state. Pure? Certo che ci sono state. Per questo ti dico che è una situazione rotta. Molto, no, tu hai detto rotta. Molto, hai detto rotta. Molto irrimediabilmente compromessa. Ragazzi, a me quando dice così Mandarini, che poi Mandarini è informato, un'idea, lo sai, una... Specchia, caro Specchia, Mandarini, no, ma io sono sicuro, Specchia, che Specchia, non come solo che è ben informato, ma che possa essere vero quello che si è detto. Cioè, in certi casi non si può trovare rimedio, la saldatura non c'è più. Antonio, devi aspettarmi un attimo al telefono, saluto un po' di amici prima che arriva il terzo ospite. Siccome adesso chi viene non potrà mai fare meglio, tenendo presente che si gioca ogni tre giorni, è meglio, visto che quando si gioca in tre si perde mezza giornata. Guido, buonasera, oggi abbiamo avuto la dimostrazione della poca solidità della società, il buon della Renzi non è circondato da persone del mestiere, ci scrive Gennaro. Sono a Gaetano, la scelta di prendere Osimhen di chi è stata? Bella domanda. Gattuso, ti ha risposto Mandarini. Dario da Quarto, da quando Sarri è andato via non siamo più gli stessi. Scusate, ma Benitez se n'è andato perché a Napoli non c'era futuro. Ora che non abbiamo nemmeno il settore giovanile, siamo peggiorati. Come fa a tornare, ci scrive Totor da Bacoli. Buonasera, Pino dal Vomero, con questo presidente abbiamo raggiunto già il massimo. Buonasera, non vi sembra strano che sul più bello il presidente alla prima occasione rompe il rapporto con i suoi allenatori? Meditate. Oreste da Arzano. Biagio da Casandrino, giocatori del Napoli devono dissociarsi da Gattuso che li sta snaturando.
Pensate quante cose, che quante cose. Roberto, detto il professore, ho amato tanto la mia donna e la amo ancora. Mi ha tradito e mi ha cacciato di casa. Ho lavorato per anni gratis per la mia società, il mio socio mi ha cancellato la casella email e sollevato dal ruolo di azienda. Amo il Napoli da quando ero alle elementari. Sapete che vi dico? Per il bene del Napoli e di tutti gli altri tifosi, quasi quasi, non tifo più Napoli, così non mi tradirà. Roberto, detto il professore, Roberto, mi hai colpito con questa tua, con questo tuo messaggio, però, ma ha detto una cosa incredibile, mi hai gelato, caro Roberto, detto il professore. Maurizio da Napoli, scusate ma mi sembra davvero incredibile sentire parlare di difesa 3, di cosa parlate, te centrale più due laterali difensivi, i due territori Dembe e Bakayoko, ha giocato contro difensori malinconicamente, che cosa dice? Ha vinto in quanto non ha preso gol, quindi ha apprezzato la... l'assetto tattico di Gattuso. Gianluca, stessi colori, forza Napoli Basket con Gattuso fino alla fine, io ci credo ancora. Federico Curva, c'è Antonio che stava al telefono, lo aspetto. Ciao Antonio, benvenuto. Buonasera. Ciao. Buonasera a tutti, io volevo dire tre cose. Tre cose? Ma tre devono cose, essere tre? Le dico velocissime. Telegrammi, va bene, vai. Allora, la prima cosa è che io ieri ho avuto le allucinazioni, ma a me non mi sembrava un 3-4-3, ma a me sinceramente sembrava più un 5-3-1. Forse 4-1. 5-4-1. 5-4-1. Vabbè, comunque a seconda della fase, non è sbagliato. Forse ho avuto le allucinazioni. No, non sei lontano dal vero, come diceva il mio maestro di comunicazione. Secondo, quando un allenatore vuol far riposare i calciatori, non è che deve cambiare modulo, basta cambiare uomini. Perché se poi noi facciamo giocare sempre gli stessi, e poi Rachmani, Lobotka, Gulam, Elmas ha fatto due partite, titolare ha detto che Elmas bisogna preservarlo. Un ragazzo di 22 anni fa due partite consecutive e bisogna preservarlo. Cioè, io delle cose veramente non le riesco a capire. La terza cosa, Mertens è stato sbagliato tutto su Mertens. Ed ha sbagliato sia il preparatore, sia il medico, i medici e sia il tecnico. Perché Mertens, quando abbiamo fatto giocare, ha fatto tre spezzoni, zoppicava tutti e tre spezzoni. Con la Juve no. Non era un calciatore che bisognava mettere i minuti nelle gambe, ma era un calciatore prima da recuperare. E poi ha fatto vendere Llorente. Perché l'ha fatto vendere lui, perché quando un presidente vede che Llorente non gioca neanche se la riserva ha un problema al polpaccio e non fai giocare Llorente, è normale che lo vende, perché non lo fa, l'ha fatto giocare tre spezzoni. Grazie Antonio, e le riflessioni tue sono tutte assolutamente. Devo salutare un amico, prendo lui per spiegare anche agli altri. Mi chiede Gianluca, perché non leggi i miei messaggi? Per favore, puoi leggere il mio messaggio? Allora, io, amico mio, ti saluto, sono Guido e ti leggo. Complimenti per la trasmissione, bravi e competenti ospiti. Napoli attraverso un periodo delicato dal punto di vista psicologico si ripercuote negativamente sulla condizione fisica di parecchi elementi. Giustifico tutto in questa frase: il non gioco, i passaggi indietro, la rimessa dal fondo che facciamo è ridicolo e autodistruggente. Non si può perseverare in questo errore. Ti ringrazio Guido, ma io se dovessi leggere tutti i messaggi che arrivano, lo ripeto, te lo dico con affetto, Paolo Specchi è inutile che lo chiama, sta a casa, che mi sente a me, Fabio Mandarini pur se ne sta a casa, sente a me, non invito neanche gli ospiti che si... non posso, io leggo a macchia di leopardo e quindi può capitare qualcuno lo leggo e qualcuno no. Chi ci sta? È pronto il nostro amico in linea? Fammi vedere, perché non mi fa segno il mio amico Giorgio, vediamo se mi ha scritto qualche cosa. Ciro no, non mi ha scritto ancora niente, quindi vado avanti, non è ancora pronto l'altro collegamento, vado avanti. Gianluca scusami, ma sono solo io che mi emoziono ancora per un tunnel di Insigne, una finta di Zielinski, una parata di Ospina, purtroppo qui si vede soltanto il risultato. No, non sei il solo che si emoziona. Io ieri sera ho avuto la fortuna, Paolo, ti racconto questa cosa anche a Fabio, di non lavoravo ieri sera, di vedere la partita a casa. E ho sofferto e mi sono emozionato come non mi capitava da un po', perché sapevo che il Napoli era in difficoltà. E quindi mi sono accanito in questa... Ho sbagliato, Paolo? No, se ami il Napoli, perché no, al di là della tua... questa era la sensazione di... cioè di sapere la consapevolezza... Hai una fede che sì, ti Sì, ma sapere la consapevolezza di avere un Napoli di fiatuere, lo stadio ieri, sì, che sì. Cosa si viveva sotto questo aspetto?
poi allo stadio la partita ovviamente un po' paradossale la situazione del momento, cioè tu vai non riesci bene a capire quello che succede, diciamo, sul serio, guarda, mi è difficile spiegare quello che sta come anche troppa differenza di valore in campo? Cioè questa veniva fuori ieri ieri è venuta fuori una si diceva questo tra di noi, si sta giocando a una porta, come, utilizzando un vecchio adagio detto... ed è strano perché prima tu andavi a vedere il Napoli fino a pochissimo tempo fa e andavi a vedere una squadra che produceva, addirittura c'era il problema che mi ricordo con lo Spezia 28 esatto, in porta. Producevi troppe palle gol, non riuscivi a concretizzare. Ieri si è visto un Napoli sostanzialmente fermo. Vado da Specchia, significa che quando giochi col 4-2-3-1 produci molto più offensivo e rischi di più, ma quando fai 4-3-3 o 3-4-3 come ieri produci meno in attacco. Ma produci per forza meno, anche perché la scelta di Gattuso di giocare con Lozano prima punta è stata una scelta sbagliata. Cioè, se avete visto la partita, quante palle ha giocato Lozano? Era mangiato da Tergo costantemente, quindi una persona, anche Petagna tanto vituperata e criticata, con la sua felicità, avrebbe conteso più palle, quindi sulla seconda palla ci arrivava qualcuno anche di Napoletano. Quindi sistematicamente ogni duello, al di là qualche volta di Politano che prima ha avuto qualche volta la meglio sul difensore che era Zim City, sì. In pratica Romero si mangiava Lozano, l'altra parte Toloi andava via, andava fatto quello che ha voluto, complice anche la posizione di Insigne che intelligentemente veniva un po' dentro per dare una palla giocabile più di qualità, altrimenti eri come facevi a giocare? Quindi io dico che là si è vista la differenza ed è stata proprio terrificante, ha visto una squadra che sul piano fisico non ne aveva più mai e l'altra che ti mangiava in continuazione, là veramente perdi la stima, è stata la tua squadra, perdi l'amore e di riflesso metti sotto indice il tecnico. Passa la critica. Il nostro amico infedele, Enrico Fedele, che ci accompagna come al solito in questa tribuna Sport Night, che stasera, caro Enrico, benvenuto innanzitutto, grazie, buonasera. Ciao Fabio, buonasera direttore. E voglio dirti, il livello stasera, cioè l'aspetto tecnico e tattico, sta prevalendo assolutamente su quello che è accaduto, cioè il cambio di modulo 3-4-3. Che in maniera abbastanza fortunata, caro Enrico, noi martedì sera avevamo accennato a questa possibilità, siamo stati un po' fortunati, no? nell'indovinare questa eventuale mossa tattica del Napoli e tu hai detto se va 3-4-3 deve giocare Yusai perché ovviamente è molto più difensivo rispetto a Mario Rui. A te, tu non ci credevi, ti ha scioccato, anche tu sei stato molto critico ieri sulla colonna del Roma del nostro amico Antonio Sasso, il direttore. E come ne usciamo, Enrico? Io stamattina no, siamo. Prego. No, dico da stamattina io sto assistendo dovunque andiamo, l'abbiamo visto anche qua, ci stanno scrivendo tanti amici di Telecom, c'è una diversificazione di vedute. Chi sta ingavolato, chi sta amareggiato, chi invece è speranzoso. Il problema è questo, e tu ti sei fatto portatore di questa ventata di ottimismo, no? Sì, assolutamente. Allora, più che io sono abbastanza esperto di coppe, ne ho vinte due, una l'ho persa, proprio di Coppa Italia. E ti dico la cosa principale, è non vigliare così. Il miglior risultato è 0-0. Su questo non è. Tutto a posto. Però il risultato è occasionale, la prestazione no. In che senso? Noi abbiamo visto un falso Napoli, con un falso allenatore. Che si è, come ti devo dire, consegnato. Allora io dico, scusatemi, sono d'accordo con Fabio perché vi sto seguendo. Dice, siccome il Napoli fa parte del numero delle 6 o 7, no? Certo, diciamo, le sette sorelle. Deve essere delle 6 o 7, e tra questa l'Atalanta. Se andiamo con questo spirito remissivo, con l'Atalanta che gioca forse il miglior calcio, che sta tra sesto, settimo, sta un punto dietro di noi, può fare quarto, può fare terzo, noi siamo andati là per dire, guardate, voi siete più forti di noi, noi ci dobbiamo mettere in un certo modo, dobbiamo giocare al vecchio contropiede italiano, per non dire catenaccio, a non far giocare gli avversari. Mi è sembrata una resa annunciata, e poi le favole a me non le racconta nessuno, perché dopo quasi 50 anni non consento a nessuno
ti puoi raccontare le favole. Chi è che ti ha raccontato questa favola? Che favola è? Gattuso. Dichiarazione. Erano stanchi. Ma stanchi chi? Due giocatori non giocano mai. Lobot e Rachmann. Elmas fa 10 minuti ogni tanto. Allora, non sanno che dire. O vogliono imbonire la gente. Allora io dico, mi auguro che l'Atalanta venga, come ti devo dire, penalizzata per i regali che ha fatto a Napoli. Perché sono stati dei regali, ci ha graziato Spina. Però un Napoli che gioca a 3 e quindi è una falsa difesa, che gioca a 5 è una falsa disposizione, ma soprattutto che gioca con un falso 9, che è l'unico giocatore che sulla destra può fare qualche cosa e gioca là. Allora io dico, scusate, arriva tutti. Noi dobbiamo essere chiari, questo è un rapporto oramai concluso, per me può vincere pure la Champions League o quarto posto, l'Europa League, io parlo da dirigente, io personalmente avrei già fatto quello che dovevo fare. L'hai detto martedì, dopo le... l'hai detto martedì. Beh, l'avrei già fatto, perché per me un allenatore che è la quarta volta, è una volta sui pali, e il giocatore non sa ne tirare in porta. È nata modo un polenio che si vende da Antonio qua, il mio fruttivento che ha messo il vino delle bottiglie, il veleno di Gattuso, sai come, e lacrime si vendevano a Pompei, sì, eccetera. Me lo ricordo. Ti ricordi? Sì. Come no? E un'altra volta, come dobbiamo fare? Io non ho mai visto, Paolo ha fatto l'allenatore. Ora, io non ho mai visto in 45-50 anni un allenatore, o meglio, io l'ho visto. Ed era dopo una partita persa a Milano con l'Inter per 4-1. E allora l'allenatore disse, sa, non hanno eseguito i miei schemi, hanno sbagliato, non hanno fatto questo. Non parlò nessuno. Nessun giocatore andò il martedì a dire, ma guardate, noi non sapevamo nulla. Chiamarono l'allenatore e disse, caro mister, noi abbiamo mai detto alla stampa che abbiamo sbagliato la marcatura, dico, di Vieri o la marcatura di Recoba? E allora lei queste cose ce le deve dire nello spogliatoio, dove ci può dire tutto quello che vuole, perché noi viviamo di questo fatto. Allora, voglio dire, questa situazione mi ha fatto pensare, perché conoscendo Gattuso come ragazzo, come uomo, come allenatore si deve ancora formare, lo metto per iscritto, diventerà un ottimo allenatore, però deve ancora formare, perché il rispetto soprattutto della comunicazione è confuso, è confuso. Io credo che Gattuso non lo ha fatto perché, avendo saputo dai pifferai che stanno intorno, perché tutti sono benevoli verso i campioni del mondo, tutti, tutti, ha voluto provocare De Laurentiis e gli ha detto, mi devi cacciare tu, perché io non me ne vado. Perché se no non poteva fare quelle dichiarazioni. Né ieri, quando ha fatto il sacerdote, gli ha detto, io la messa ce l'ho fatta. Esatto. Padre Gattuso. Padre Gattuso non è male, devo dire, che mi piace Padre Gattuso. Padre Gattuso ne ha fatta parecchie messe. Allora dico, Gattuso, ascoltami bene, io ti voglio bene. Io devo raggiungere questo obiettivo, il quarto posto, le coppe, lasciala al nostro amico Cifu, al nostro amico Bigliotti, al nostro amico delle radio, alle nostre amici, perché la vanno a spolverare. Se io non vado in Coppa dei Campioni, quarto posto, perderà di 40 milioni di euro. E come i fatti non vanno bene a Bari, e vanno bene manco a Napoli, io con chi me la piglio? Io ho tutto il diritto di guardarmi intorno. Poi, quando un giornalista bravo, esperto, perché Castagno è giornalista e giornalario, i famosi, la famosa differenza tra Strilloni e Strilloni, dopo tanti anni c'è la serietà. Io non ho mai visto un giornalista vero dire delle balle, magari enfatizzare. Quando si parla di Benitez, perché veramente è stato chiamato Benitez? Quando si parla di Sarri, perché veramente
Sarri ha rifiutato di venire qua. Ma io, Presidente, ho tutto il diritto, così come avevo diritto di chiamare Gattuso quando aveva rinnovato la fiducia a Ancelotti dopo l'ammutinamento. Certo. Allora tutto era consentito? Cioè, allora era tutto a Gesù. Oggi niente a Maria? Non ho capito sto fatto. Ma il calcio. Paolo, siamo quasi coetanei. Quante volte io ho sempre detto diffidate da quando i giocatori abbracciano gli allenatori quando sono in pericolo, diffidate. Io ho parlato del bacio del coccodrillo, il famoso abbraccio, l'abbraccio del coccodrillo, l'abbraccio del coccodrillo, il bacio del l'abbraccio del coccodrillo. Allora lasciamo perdere, guardiamo al futuro. A me non mi interessa né De Laurentiis e né Gattuso. Bravo. Se volete la mia da dirigente, già ve lo dico. Gattuso aveva pigliato già la sua strada, però il Napoli ha chi pigliato. Poi se De Laurentiis avesse esonerato Gattuso e non raggiungeva l'obiettivo, avrebbero detto, hai visto? Hai sbagliato a cacciare. De Laurentiis è combattuto. Vabbè. E Gattuso gli ha detto, se mi devi mandare, mi devi mandare. Allora, oggi a me e De Laurentiis non mi interessa. E Gattuso non mi interessa, a me interessa il Napoli e questo Napoli è confuso. Grazie Enrico, mi è piaciuto, ti ho squadra, ti abbiamo ascoltato in religioso silenzio. È stato un editoriale quasi come quello del capitano Trombetti, quasi. Ti dispiace non interloquire con un giovane valente, poi è andato pure con me, deve essere già Mandarini. E soprattutto con un uomo di parlare di calcio e non di pallone. Di calcio. E non di pallone. Ma il martedì ci sta qualcuno che... È Paolo Specchia, per preparazione, per preparazione e per intelligenza, io non lo reputo secondo a nessuno, indipendentemente dai risultati. Tu ne fai un campione del mondo per essere competente. Poi uno lo può dimostrare o non lo può dimostrare, ma la competenza è qualche cosa la tieni dentro e la esprimi. È chiaro? Perciò saluto a tutti. Grazie. E grazie di avermi seguito. Enrico, ci vediamo martedì. Enrico, grazie. Cena pagata. Non possiamo mangiare. No. ci andremo prima o poi, anzi, speriamo prima. Enrico, però scusa, ma pure il professore Fimmanò parla di calcio, scusami, mica solo di pallone. Pallone, di pallone. Vabbè. Vabbè. Ciao Enrico, ci vediamo martedì all'infedele. Ciao. Allora, devo fare 60 secondi di pubblicità, Giorgio, mi confermi che l'ho dimenticato completamente? Sì, 60 secondi e poi vengo a salutarvi e abbiamo poi l'ultimo collegamento. Arriviamo immediatamente. Da Euronics Gruppo Tufano fino al 18 febbraio facciamo a metà. Acquista due o più prodotti di cui uno di almeno 599 euro e il secondo meno caro ti costa la metà. Samsung frigorifero combinato doppia classe A+, tuo a 349 euro. Inquadra il codice e sfoglia il volantino sul tuo telefonino e in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero con prima rata al 30 agosto 2021. Euronics Gruppo Tufano. Ladies and gentlemen, Mr. Risparmio Show! Cominciamo con nuove magie. Con dei prezzi così, le magie le fa Mr. Risparmio. Ma se il mago non serve, che ci facciamo qua? Sparisce! Info su MrRisparmioShop.it. Usare carte e app di pagamento conviene sempre di più. Con il cashback, se fai in un semestre almeno 50 acquisti con carte app, ti rimborsiamo il 10% fino a 150 euro, quindi fino a 300 euro all'anno. Usale nei negozi, bar e ristoranti, ma anche con artigiani e professionisti. I primi 100.000 a fare più transazioni otterranno anche il super cashback di 1.500 euro ogni 6 mesi. Quindi con cashback e super cashback puoi guadagnare fino a 3.300 euro all'anno. E con la lotteria degli scontrini puoi vincere fino a 5 milioni di euro. Informati su cashlessitalia.it. Usa carte e app di pagamento. Guadagni, vinci e cambi il paese. Allora, amici di Tribuna Sport Night, ci siamo fermati soltanto 60 secondi in una puntata. Vi ringrazio davvero di cuore. Vi chiedo scusa, saluto innanzitutto l'amico Michele
di Pappagò che ci segue insieme ad Alfredo, due ragazzi eccezionali, tutta la comunità di Via Posillipo, c'è anche Gianni Varriale al Bar Posillipo con gli amici Carmine, Lello, Massimo, insomma veramente ci seguono tutti. Siamo gli amici anche di Fabio, di Via Chiaia, che qua facciamo le cose. Paolo, tu oggi sei arrivato, ma qui vogliamo fare una domanda: il Napoli quest'anno in onore di Diego Armando Maradona vogliamo vincere Coppa Italia e Europa League? Mamma, allora se invece Gaia è ottimista, capito? La so, gli amici. Luigi Amabile ci scrive: invece se di cacciare Gattuso cacciassimo il presidente. Buonasera Enzo da San Giovanni, una domanda: ma chi vince l'Europa League va direttamente in Champions? Sì, sì, amico mio, questa è un'altra cosa che secondo me dobbiamo cominciare a studiare. Per Mandarini: ciao Gattuso, ha chiesto solo Bakayoko e non Osimhen, lo ha ribadito in diretta dopo la partita con il Parma. Giacomo Toracanaino, no, mi pare lui disse che di essere stato innamorato da sempre di Osimhen, di aver fatto la guerra per avere Osimhen, e che ringraziava De Laurentiis di averlo accontentato. Questo lo disse il primo giorno di ritiro. Specchia è competente. Buonasera, puoi chiedere al signor Specchia se la pensa come me: Gattuso deve licenziare il preparatore atletico, il vero problema del Napoli? Noi non ci permettiamo di dire una cosa del genere. Tu mi dovevi dire qualche cosa? No, me la dici dopo. Io sento parlare di Modoni, ma valgono gli interpreti. Dico solo una cosa: a Napoli sappiamo distruggere tutto. Mister, presidenti, dico solo: siamo quinto posto con una partita in meno in semifinale di Coppa Italia. Insomma, sei nel mio pensiero, mio caro. Nessun nomignolo fu più appropriato. Un detto napoletano diceva: chiacchiere se porto viento. Ci risentiamo a giugno. Stima e rispetto per Vigliotti, Nicola. Sono Fabio Dal Vomero. Buonasera. Io credo che Gattuso sta nel pallone totale. Una squadra così non può giocare in questo modo. Buonasera, mi chiamo Francesco. Volevo dire che. Poche parole, al di là che il conduttore è una delle poche, io non leggo i miei complimenti, è un allenatore Gattuso che sta alla sua ed esprime il proprio gioco per quello che ha a disposizione, ma si rendono conto che Napoli è una squadra di metà classifica, ma insomma vediamo, non tutti avevano detto la stessa ma cosa, ma per valori intende il... non lo so. Per me Fedele è un grande, Franco d'Aversa. Grazie Franco. Poi Dino Barbieri da Caserta: dammi una dama ad onore ma all'infedele su calcio e sport. Enrico fa sempre, voglio dire, ci lascia sempre con te. Dica al signor Fedele che mi è molto simpatico, ma purtroppo ha toppato su Bakayoko, il famoso scoglio di Mergellin. Lui sai che ha questi soprannomi, sì, sì. Bakayoko, scoglio ma di Mergellin. Posso dire una cosa? Come secondo no? me lui Bakayoko sta pagando la lunga inattività, la mancanza di preparazione, che non ha fatto la preparazione. Perché all'inizio aveva come giocare, all'inizio si sa, no? Torni dopo tanto tempo e cominci a fare fai un paio di qualche... Fai benissimo. Poi hai la flessione, secondo me sta pagando la flessione fisiologica, ma non è un cattivo acquisto. Posso dire una cosa a proposito come anche no? dello spettatore che ci ha fatto la domanda sulla critica sul preparatore? Sì. Dobbiamo ricordare che non è il preparatore in sé, gli allenatori scelgono il preparatore e danno poi i carichi da fare, le situazioni che si analizzano poi durante l'allenamento per periodi, l'intensità da dare. Quindi non è un preparatore, non può essere accusato, se accusi il preparatore di accusare anche l'allenatore. Lui parlava del preparatore volendo parlare della condizione di Napoli meno brillante della Valle. Ma si gioca ogni tre giorni, ma come però se non si allenano ogni tre ieri anche hanno fatto un po' di preparazione suppletiva Osimhen e Goulam dopo la partita. Chiaro, quelli che non giocano hanno tutte le occasioni, esatto, per lavorare, quelli no, che lavori anche mai, stanno più indietro non mai. È chiaro. Però ti posso dire anche che è vero che si gioca ogni tre giorni, ma nell'ultima quindicina di giorni Napoli ha cambiato tre volte modulo. Cioè il fatto di dire che sì, alcuni sono a corto fisicamente, però effettivamente ma c'è proprio confusione tattica. Come fai a cambiare i movimenti, le combinazioni a forma, capito? Non puoi, quindi è un'improvvisazione. Ti è andata bene perché hai difeso alla porta e portato a termine un 0-0 che è un risultato importantissimo, tu quando andavi a giocare fuori casa dopo. Mimmo, arrivo subito al telefono, devo soltanto salutare Francesco Pinto che dice: la squadra era stata costruita su Osimhen, Mertens e Rus, sono fuori tutti e tre. Le precedenti semifinali di Coppa Italia, gli incontri con Gattuso e Renatore hanno prodotto solo 4 reti in totale. Ci saluta Marco Balzano. E poi c'era De Laurentiis, spendeva 47 milioni per Osimhen per volere di Gattuso, ma lo conoscete bene. Romolo da Scafati: seguo Napoli 80 anni, non ho mai visto un presidente giocare in campo e risolvere le partite. Mimmo, buonasera e benvenuto. No. Ciao Mimmo. Allora, io volevo dire una cosa. Vai. Allora, noi sosteniamo il Napoli perché il Napoli sicuramente a Genova farà una grande partita. Speriamo, speriamo, importante, importantissima. Poi riguardo agli allenatori, a Sarri a Napoli neanche perché sa niente, perché lo sai tu, dai, è finito di tutto la serie. Sosteniamo Gattuso
è sempre Forza Napoli. Grazie Mimmo, mi fa piacere. Napoli, grazie. Ho chiuso questa telefonata, mi fa molto piacere. Ricordatevi di me, ci scrive un nostro amico. 1-1 a Bergamo, terzi in campionato e finale di Europa League. Chi sei tu che ti porto in trasmissione? non si firma, mannaggia, firmati che ti porto in trasmissione. Devo leggere questo messaggio, sennò questo si arrabbia pure lui. Leggi il messaggio, Gianluca, sei... non leggo i complimenti. Noi napoletani, società, allenatore, giocatori da sostenere, le critiche durante il campionato sono inutili, sempre Forza Napoli, Marco. Poi saluto anche Salvatore da Visciano, ma saluto, l'ho fatto apposta stasera, una sorpresa per Paolo Specchia, perché Fabio Mandarini è di casa, anche lui è di casa, e attenzione, attenzione, saluto e ringrazio zio Michele Plastino di essere in collegamento con noi per questa parte finale della trasmissione. Ciao Michele, ben arrivato. Ti ho fatto Fabio, è un abbraccio particolare a Paolo, che non vedo da un bel po', da troppo tempo. Vai. Ricambio ciao, affettuosamente, Michele. Io ho fatto questa sorpresa, ho fatto questa carrambata di Specchia e Plastino, non si vedevano da un po' di tempo. Ogni tanto mi diverto pure io. Michele, io guarda, stasera, tanto per cambiare, non si potrebbe prendere il professor Albarella come nuovo preparatore? Buona serata. Il professor Albarella è un grandissimo professionista, ma al di là del rispetto di chi sta lavorando adesso con Gattuso, il modulo che cambia, insomma, Michele, qua se io faccio fatica a raccontarti quelle che sono 278 versioni diverse da parte di tutti, tra opinionisti, giornalisti, addetti ai lavori, tifosi, quello che è accaduto in questi ultimi 10 giorni a Napoli è davvero difficile da raccontare, ma veramente lo dico con affetto e con la mia solita sincerità. Se io ti devo dire come la penso, io lo so, insomma, abbiamo detto lo 0-0 con l'Atalanta, noi siamo in questo momento legati alla squadra, alla semifinale, il momento difficile stringe ancora di più rispetto alla squadra che è in difficoltà, però tutti quanti dicono Napoli gioca male. Gattuso forse era stato meglio se l'avesse esonerato, hai contattato 7 allenatori, che cosa succede? Michele, io non lo so, vieni qua, fammi sapere, cioè dimmi qualcosa, fammi sapere. Allora, tu non ti sei pronunciato dopo le 278 versioni . E non vedo come possa essere utile la 279esima. Ma perché la tua? Perché la tua? La mia versione è la non versione, nel senso che io sono sempre dell'idea che è chiaro che noi dobbiamo fare il nostro lavoro, che è quello di analizzare. Poi, se lo facciamo in maniera oggettiva, sta la nostra coscienza. Ognuno di noi ha la sua coscienza dell'analisi. Io, chi conosco, so che, soprattutto chi c'è lì, ovviamente compreso te, analizza le cose non per partito preso. Magari, ecco, io credo che un po' di sentimento nella vita ci vuole sempre. Per cui io, per esempio, al di là del fatto tecnico, dove Gattuso ha tutta la mia stima, anche quello tattico, anche quello psicologico, ci metto pure un po' di sentimento, perché è un personaggio per me adorabile, cioè uno di quei personaggi che ci vogliono nel nostro mondo del calcio così ormai disumanizzato, con pregi e difetti, non mi interessa. Per questo io ho sempre dichiarato la partigianeria nello io sto con Gattuso, no? Cioè, perché nessuno è mai veramente obiettivo, no? Ci può essere la ricerca dell'obiettività, ma ognuno di noi ha dei suoi retaggi, dei suoi parametri. Se il Napoli fosse allenato da Specchia, io mi rifiuterei di fare un'analisi dopo una sconfitta, perché non ce la farei a parlare male di Paolo, cioè, capito, qui se fosse lui il colpevole. Allora io dico che purtroppo ci si muove così, ci sono troppe fazioni. Io conosco bene l'ambiente di Napoli, che amo, tu lo sai, voi lo sapete quanto io amo Napoli, però ecco, anche nel campo dei media eccetera si creano spesso delle fazioni, a mio avviso, che non fanno bene al Napoli. C'è chi sta sempre col presidente perché avrà comodo di stare col presidente, c'è chi sta sempre dall'altra parte, insomma c'è un po' di guerra, ma da sempre. Io a Napoli, la prima volta che ho messo piede in una trasmissione, non lo voglio dire neanche da che anno era, però c'avevo neanche 30 anni, mi sono passati tantissimi anni ed è sempre stato un po' così. Però, ripeto e ribadisco, io sto con Gattuso. Fabio, ti volevo fare una domanda, Michele. No, io voglio fare una considerazione e la voglio condividere con Michele, che quando parla e dice queste cose mi incanta, no? E non puoi non essere d'accordo con lui, perché effettivamente da un punto di vista
personaggio umano. Gattuso è strepitoso, poi voglio anche ricordare, questo lo merita, bisogna ricordarlo, che negli ultimi mesi lui ha avuto lutto tremendo familiare, problema agli occhi, la situazione della squadra, cioè quindi sicuramente vive una situazione in questo momento complessa. Però sai cosa, Michele? A delegittimarlo e a consentire che succedesse questo è stata la società, è stato il presidente. Perché nel momento in cui tu chiami Benitez, Allegri, Spalletti, Sarri, eccetera, 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 lo hai delegittimato. Quindi è, secondo me, solo conseguenziale tutto quello che sta succedendo. Non so come la pensi tu. Ma io sono perfettamente d'accordo con te, e quindi anche se con tutto il rispetto per De Laurentiis, se in una vicenda di questo genere, io non ho detto con tutto il rispetto, lui ha tutto il diritto di fare quello che vuole, è sua la società. Perché come dici tu, e la volontà era quella, ne abbiamo parlato anche la volta scorsa, e sotto sotto c'è sempre il fatto economico di mezzo, era la vigilia di un rinnovo, quindi si sono create quelle situazioni per cui se rinnova allora lui dovrà dare dimostrazioni di grande amore, quindi De Laurentiis si spenderà di meno, se non rinnova lui, De Laurentiis sperava che dopo tutte le cose che erano uscite, che lui anche aveva contribuito credo a far uscire, ci fossero le dimissioni, no? Di Gattuso, e così si risparmiava lo stipendio. Guarda che è di un'intelligenza sublime, stratosferica, De Laurentiis nelle sue strategie, l'ho detto milioni di volte, però Gattuso è quello in mezzo in una situazione in cui, come giustamente diceva Fabio, per quanto sia, è un uomo e ne ha passate veramente da un punto di vista di anima, di cuore, tantissime cose. Poi al di là di tutto il calcio è anche un lavoro, una passione, ma lui si porta appresso anche una situazione per cui è più libero psicologicamente di dire la sua, di sfogarsi, perché dice ci sono altri problemi seri nella vita, chi se ne importa poi di uno sfogo, eccetera. E a mio avviso lo comprendo al 100% e sono d'accordo totalmente con quello che ha detto Fabio. Ragazzi, ma non abbiamo una società, dice Antonio da Cerra, buona serata. Gulam ha dichiarato di essere al 100%, ovviamente il giocatore deve accumulare minutaggio, ma mi chiedeva che cosa può fare il Napoli per farlo diciamo così giocare un po' di più. Ancora Luigi Amabile ci scrive, ma già ti ho letto, il prossimo allenatore del Napoli sarà Juric o Italiano? Buonasera, Michele, tu su che figura andresti? E poi, anzitutto, aspetta, saluti affettuosi a Plastino, ricordo con piacere Gol di Notte, quando fu uno dei primi a fare uno speciale su Maradona, Antonio Vastarelli, quando c'erano ancora le trattative col Barcellona. No, l'altra cosa che mi viene da chiedere, voglio coinvolgere anche Paolo, tutti quanti dicono che, Fabio dice, il rapporto con Gattuso è rotto, ormai diciamo, si deve andare avanti fino alla fine, cioè. Ma nell'augurio che il signor Gattuso vada a vincere la Coppa Italia oppure colga l'obiettivo del quarto posto, vinca l'Europa League, vada in Champions, eccetera, ma che succede? Cioè, fammi capire, mica che succede? Vengono Juric, Italiano, la scommessa così, no. Che succede? No. Allora, e qualsiasi nome venga fatto, a mio avviso in questo momento veramente è cosa brutta nei confronti di Gattuso, e a chi ha scritto e detto ma anche lui era contattato quando c'era la situazione di Ancelotti, io lo voglio ricordare, forse molti lo hanno dimenticato, è un fatto notorio che lui chiamò immediatamente Ancelotti, no. Gattuso, perché Gattuso è così, è per questo che io lo rispetto, no, molto. Michele, il problema, qua ti devo contraddire, attenzione, no. Non c'è mai stata la chiamata, non si sono mai sentiti, neanche quando è andato via Ancelotti. Non è così. Non si sono più sentiti. Qualche collega non giusta, perché io ho letto questo, perdonami. No, comunque, al di là di questo, se non si sono mai sentiti, io adesso avevo letto così. Vabbè, dettagli, per comunque, carità. Fatti loro, sì, sì. Fatti loro. Per cui non te lo so dire, stavo giocando però, perché volevo dire che se si fanno altri nomi blocca subito Paolo Specchia, perché lui subito dice De Zerbi, Gianluca. No, lo so, io sto guarda Michele, ma tu come al solito senza... Siete messi d'accordo, no, anche stasera? No, assolutamente no. Vabbè, io sto al gioco, anche perché oggi come oggi sarebbe forse il caso che De Zerbi trovasse una grande, ha già dimostrato, ha fatto la sua gavetta, e ora può anche ambire a sedersi una panchina più importante. Posso dire a questo proposito, mi ha dato un assist Michele, se vogliamo
fatti tutti i complimenti a Gattuso come persona, la sua storia, la sua situazione attuale, la sua autenticità, è un personaggio autentico di cui veramente il calcio ha bisogno. Bravo. Ma Gattuso, anche lui, esperienza da allenatore, quanta ne ha? Ne ha poca. Un po' più di Pirlo, però. E devo dire a Michele che quelle volte che l'ho visto anche gestire, non è la comunicazione la sua forza, si è messo anche da solo in una situazione da essere criticato, perché tante volte io ho sentito 4-5 disamini di Gattuso dopo la partita e tutti si aspettavano anche a Sky una spiegazione tecnico-tattica, l'azione tira sempre fuori il solito discorso del veleno. Allora voglio dire, anche Gattuso nella sua dimensione sicuramente si farà in maniera ottimale, grande allenatore, ma forse in questo momento ha palesato qualche deficit che ha dovuto per forza inculcare, instillare il presidente, che se dovesse perdere l'entrata nella Champions League perde altri 40 milioni, e qua non dico che è sulla bancarotta, perché per tanti anni ha goduto tanti di quelle plusvalenze e soldi da mettere anche nelle sue tasche, nella sua e nella sua famiglia, però in questo momento ha avuto paura. Quindi il discorso che dicevo io, Michele, che la sua età però è troppo piena di spifferi, cioè bisogna blindare certe cose. Evidentemente il presidente non ha avuto l'acutezza, mentre le ha in tante altre cose, di proteggere Gattuso. È venuto allo scopo e ho detto addirittura, forse, come tu anche, non è che l'abbia fatto quasi scientemente, pensando che poi l'orgoglio di Gattuso sarebbe sollevato e Gattuso si poteva andare via da solo e risparmiava uno stipendio in più, cioè tanti stipendi in più. Allora, io invece, ripeto, questa è un'altissima stima che ho sulle strategie di De Laurentiis. Io penso che lui non faccia nulla al caso e che non sia sfuggito nulla a De Laurentiis. Per quello che riguarda la comunicazione di Gattuso, sai, Paolo, noi siamo ormai abituati al fatto che quando pensiamo all'allenatore, non dico te, in generale, o poco si pensa magari al campo e molto si pensa a come comunica l'immagine, eccetera. E a me interessa il campo, e perché mi piace Gattuso? Perché Gattuso ha una comunicazione che non è una comunicazione studiata, e viva Dio! Cioè, in questo era un po' come Sarri, che però trascendeva magari a volte anche in cose non straordinarie, no? Nei contatti, nei rapporti con i giornalisti, soprattutto le giornaliste. Ma in realtà invece Gattuso è quello che è. È quello che è, e io amo chi in comunicazione è se stesso, nel bene e nel male. Quando parla dei veleni è perché in realtà è stato sparso veleno su di lui in questo momento, non è che se l'è inventato. Poi, per carità, invece, per le partite, per l'esperienza, sono d'accordo con te, è chiaro che ce n'ha meno di altri come allenatore, perché ha fatto meno l'allenatore, però ha dimostrato di non essere attaccato neanche ai soldi. Dal Milan, rinunciando a dei soldi, quindi non ha dato questa dimostrazione, non ha una strategia di carattere economico, che invece una società al limite deve anche avere, e che il Napoli a mio avviso ha. Un paio di domande per Michele, come al solito si scatenano i nostri amici da casa. Franco, che saluta da Versa. Michele, un saluto al grande Plastino. È possibile che la Lazio riesca a trovare calciatori importanti con Tare, mentre Giuntoli solo mezze figure? È possibile che Tare venga al Napoli? Ringhio sta sbagliando, adesso spero che se ne accorge in tempo per portarci in Champions. Saluto Plastino, ricordo quando vinsi l'abbonamento del Napoli partecipando ad un quiz in una sua trasmissione, correva l'anno 1985, Pasquale da Torre del Greco, pensa te. Anche Vignotti ha vinto su un quiz. Ho perso lo spareggio, mio caro, io non ho vinto, ho perso lo spareggio. Sono arrivato in finale, ma ho perso lo spareggio, che non sono riuscito a copiare più le risposte a fianco dei miei, non ce l'ho fatta più, e quindi ho dovuto perdere lo spareggio, che ero rimasto con uno e non potevo più copiare, cosa che invece avevo fatto fino alla finale. Gianluca, ma se Napoli vince di nuovo la Coppa Italia, Gattuso resta? L'ho chiesto adesso a Michele, se è stato Gattuso a voler firmare, a non voler firmare, voleva garanzie sul mercato, apriticielo. Ci scrive il nostro amico, che però non si firma. Un saluto anche a Paolo Specchia, lo ricordo mister del Nola nel 95, esatto. Pure il Nola allenato, sì. Perché non proporlo come direttore generale del Napoli? Esperto, serio e competente, con De Zerbi in panchina, sei un grande. Chi è questo? Nicola, pensa te, Michele. Nicola, sposiamo questa tesi, sì, portiamola avanti. Si prende De Zerbi direttore generale del Napoli, ma con De Zerbi in panchina è proprio...
Michel Massi. Allora, per quanto sarebbe la mia gioia enorme sapere in un ruolo importantissimo Paolo nel Napoli, però credo che, scusate il termine, lo sputtanerei minuto dopo minuto per la scelta su De Zerbi che lui ha sempre detestato. Michele, allora, guarda, se no vogliamo, tu metti sempre su, io ho solo sollevato dubbi gli anni scorsi, parliamo di 2 anni fa, anche l'anno scorso, sulla maturità, e ti dico ancora oggi mi lascia molto del prezzo, perché il grande allenatore è quello che non sbaglia nulla, ma soprattutto nella continuità dei comportamenti. Lui mi risulta che con i giocatori ha degli atteggiamenti per cui non è ancora pronto. Oggi lo devo dire, io al Napoli lo piglierei subito, perché un allenatore che fa gioco, che ha una personalità indiscussa e indiscutibile anche nel modo in cui si presenta, io lo vedo oggi cresciuto. Però quando ne abbiamo parlato, non è che io detestassi di zero, io dicevo, ma perché tutta questa stampa parla subito? Lo fa in maniera molto precoce. È vero quello che tu dici in linea di principio, eh? Però Guardiola pronti via. Ma Guardiola ce n'è uno, Michele, e poi è sparito anche lui. Un altro che è il migliore allenatore della nazionale italiana degli ultimi 100 anni, che è Mancini. Anche a Mancini avevano fatto delle critiche pazzesche quando fu preso da Cecchigori e messo immediatamente in panchina. Poi sai, quella è un po' la vita. Sacchi non aveva mai giocato praticamente a pallone quando ha cominciato poi a diventare famoso. Chiaramente in linea di principio hai ragione tu, però ci possono essere delle eccezioni. Per me Gattuso è un'altra di queste eccezioni, perché ma al di là di tutto, Ringhio, la sua fama anche di ricerca di durezza, eccetera, invece io l'ho apprezzato anche tatticamente e per le sue scelte tecniche. Poi può sbagliare delle partite, come succede a tutti, però io vedo il manico in Gattuso, ok? Per cui Serino è all'ascolto, passo dopo per il cachet professionale per la difesa da avvocato che gli faccio. Si è capito che lo apprezzo. A proposito, quando si è fatto il paragone con Tare, è impietoso nei confronti di Giuntoli. Perché? Perché Tare ha dimostrato di essere un ottimo professionista, per carità, e vengono fuori alcuni nomi, no? Per esempio Luis Alberto, Milinkovic, cioè, signori, ma prima di aver avuto questi due, se volete, ma poi finiamo la trasmissione alle 3 di notte, vi dico tutto un elenco di giocatori che sono stati presi, ma anche recentemente, e di cui ci siamo dimenticati, e di cui una parte va sempre a finire a Salerno, e i tifosi della Salernitana sono arrabbiati di essere società satellite della Lazio per questo motivo. Fermo restando che è un ottimo professionista, però non sono solo quelli i nomi. Non mi sembrava giusto nei confronti di Giuntoli, ecco tutto qui. Michele, oltre a salutarti e a chiederti, che giusto Fabio stasera è arrivato qua e ha detto la Roma, Lazio, il Lazio, quindi Roma, è diventata zona gialla. Michele può prendere la macchina e può venire qua, quindi te lo dico giusto a titolo di informazione, tra i vari DPCM del 15 febbraio. Vengo quando, cioè, dobbiamo accordarci formalizzando un invito, sì. Perché c'è un motivo, zona gialla non vuol dire spostarsi tra regioni. È vero, questo è vero. Questo è vero, però insomma, voglio dire, ormai siamo prossimi, dobbiamo soltanto organizzare e tra poco arriverai qui. Io con un grandissimo piacere, veramente, lo so, lo sai, abbiamo parlato proprio stamattina, l'ho detto, lo posso spoilerare a tutti, stiamo soltanto organizzando e tra poco ci sarà la sorpresa. Ti saluto ovviamente con Graziano da Torre del Greco, che ti chiede come mai il Napoli non parla nel prima della gara, dovremmo chiederlo anche al nostro amico Fabio. E poi per il grande Plastino, ma un allenatore di personalità e famoso verrebbe a Napoli, tutti vanno via e ora rifiutano. Vabbè, io intanto però devo salutare un grande, che è Michele Plastino, che sta impreziosendo, come tutti gli amici che sono in collegamento e quelli qui in studio, questo Tribuna Sport Night, che per mia grande soddisfazione, soddisfazione ovviamente degli amici di Televomero, ormai ha la sua identità, è un po' come una squadra di calcio che ha lavorato in ritiro e quindi adesso comincia a raccogliere i suoi frutti. Zio Michi, i ragazzi come stanno del piccolo gruppo?
piccolo gruppo di Napoli gli stanno bene, siamo sempre in contatto, ti ringrazio sempre che tu mi faccia questo lancio. Io ti ringrazio veramente tantissimo e quindi colgo l'occasione per salutarli e grazie, no? Mi fate questa promozione che sembra un cachet, un gettone di presenza. Ovviamente ti ringrazio tantissimo, ma vabbè, ne approfitto per dire che chiunque voglia inserirsi nel nostro corso appunto a Napoli, basterà che scriva il suo nome, il suo telefono, mandandomi un'email a micheleplastino@virgilio.it, nome e telefono, e riprendo direttamente contatto personale. E se mi permette adesso mando un abbraccio forte a tutti i miei ragazzi con cui finora siamo ovviamente con questa parolaccia che è il remoto, tant'è vero che il tuo paziente staff tecnico mi ha sentito nervosissimo prima, perché tra un remoto di una cosa, un zoom qua, un duo dall'altra parte, faccio dei casini che non finiscono più e non riuscivo a collegarmi, ma i tuoi sono meravigliosi, quindi sono anche psicologi i tuoi dello staff, lo so, quindi valgono tanto, lo so, valgono tanto. Grazie Michele, un abbraccio forte. Ciao Michele. Ciao a tutti. Adesso vi svelo però una cosa. Vai. Gianluca è talmente carino nei miei confronti. Avete visto quando vengono i messaggi che lui dice saluti al grande Michele? In realtà o se li inventa oppure c'è il nome Michele, ma lui ci aggiunge grande per fare una carineria nei miei confronti. Questo ve lo dico perché leggi questo, per favore. È così, lo so. Scusa un attimo Michele, aspetta in lì. Leggo io, per il grande Plastino. State zitto zio Michele, che io non dico mai bugie, ricorda, posso fare qualche peccato di omissione, ma bugie non le dico. Gianluca, attento a una cosa particolare. Quando ero ragazzo e giocavo a carte con gli amici, furono dei miei amici napoletani che mi insegnarono che cos'è pokeristicamente il violino. Tu lo sai cos'è? Facemmo violino, cioè quando due... No, quello è sviolinare. A carte quando due si mettono d'accordo per fregare il terzo. E quindi voi adesso mi avete fatto il violino. Ma no, per il grande Plastico. Ecco, pure Specchia te lo dice. Io non sono il terzo violinista, non sono. Non mi hai fatto finire, ti stavo dicendo, però il violino perfetto, siccome a poche si gioca in genere a quattro, mancava per me in mezzo uno, mancava il quarto, che è Paolo. No, vabbè, scherzo, grazie invece. No, e ovviamente a Fabio. Il calcio un bacione di rigore... a te, me lo fai dare uno particolare a Paolo di bacione? Io gli voglio bene a Paolo. E il calcio di a proposito, Paolo. Incredibile, parlavamo di te ieri con un tuo amico che credo sia un vicino di casa che mi parlava affettuosamente di te, poi te ne parlerò. È incredibile, da ieri me ne hanno parlato e ora ti ho visto. Vittorio. Il calcio di rigore finale lo tiro io? No, grande, l'ho scritto io poco fa, Pino dal Vomero, ti ha beccato a volo, ecco qua. Questo ti saluto, ciao Michi, grazie, un abbraccio. Ciao Michi. Che ti porta molto fortuna, Pino è un nome storico nella mia vita come porta fortuna, quindi apprezzo ancora di più. Ok ragazzi, ciao, un bacione forte. Giorgio Michele, amici, ciao. Quanti minuti ho, perché volevo salutare un po' di amici che ho lasciato, siamo a 5 minuti, mamma mia Fabio, sei un grandissimo, hai fatto uno scatto che sembravi proprio il fratello di Bolt, sì, o di Mennea, parliamo di Mennea. Carlo da Fratta Minore, dottor De Nicola, dove adesso bisogna riportarlo subito, avevamo pochi infortuni con lui, ma molti sono infortuni traumatici, questa è una cosa che... Questo è proprio un falso storico. Sì, falso storico, noi dobbiamo fare i complimenti anche al dottor Canonico, a tutto il suo staff, oltretutto Canonico ha lavorato con De Nicola, è un professionista eccezionale, ragazzi, statemi a sentire. Con tutto il rispetto per il professor De Nicola, ha fatto la storia del Napoli, anche lui, quindi. Era Salvatore D'Avisciano che ci ha detto 1-1 Bergamo, terzo in campionato Europa League, quindi Salvatore D'Avisciano, sei ospite in studio ufficiale all'Infedele se succede questo, e anche a Tribuna Sport Night. Ieri prendevamo 4 palloni se il Napoli non avesse giocato così. Il grande allenatore è chi non combina guai nello spogliatoio, Gaetano da Scampia. Il presidente Fiore, dov'è questo? Dov'è il presidente? No, il presidente Fiore non c'è più. Il grande allenatore, per cortesia Vigliotti, mi puoi rispondere su questo quesito, perché Gattuso non fa giocare Ghoulam al posto di Usai? Ghoulam, ragazzi, non è... Ghoulam ha detto di essere al 100%. La risposta è quei 20 minuti di allenamento suppletivo che ha fatto ieri dopo la partita, perché lui e Osimhen,
Non è casuale. Stefano, sono in ritardo di condizioni. Sono in ritardo di condizioni. Gaetano, un saluto a tutti, buonasera. È stata giocata una partita molto intelligente perché era l'unica soluzione in questo momento. Io avevo al telefono Luigi, l'ultima telefonata. C'è ancora? Perché sono andato... Sì. Eccolo Luigi, bene, bene. Mi sembrava veramente di cattivo... No, ero... Vai Luigi, vai. Ero in religioso silenzio ad ascoltarti. Io ti ringrazio di cuore e chiediamo scusa per le attese, ma hai visto no, che... No, ma figurati, è un piacere ascoltarvi e poi insomma è un'emozione fortissima insomma avere la possibilità di parlare con il mio barman preferito. il famoso barman allora, dello spot, grazie Luigi. Io sviluppo 30 secondi, non vai, più vai. Perché vorrei semplicemente insomma quello che secondo me è il... problema principale del Napoli e vorrei ribaltare un concetto. C'è una celeberrima frase del nostro amato presidente, quella che lui ha sempre ripetuto in varie occasioni dicendo che ci ha preso dalla M per portarci fin dove ci ha portato. Sì. Ecco, questo concetto, caro Vigliotti, io vorrei ribaltarlo perché sono arci convinto che è proprio il contrario, cioè che è Napoli che ha dato a lui la possibilità di sistemare una serie di insomma di situazioni fiscali. Diciamo di, no, questo aspetta, scusami Luigi, sai che io rispetto sì. sempre, cioè ovviamente quando si dice una cosa del genere se ne assumi la responsabilità. Ma non è questo, non è nessuna offesa. Io però sono, siccome faccio questo, come dici tu, questo mestiere da qualche giorno, allora cerco sempre di essere, diciamo, ha fatto l'imprenditore, ecco, se la dici così, ha fatto l'imprenditore. No, io ci arrivo subito, ed è un grandissimo imprenditore. Ecco. Ed è un grandissimo imprenditore, e questo io glielo riconosco proprio perché, insomma, faccio quasi nel piccolo, ma senza i suoi risultati, lo stesso mestiere. Però vorrei che... lui riuscisse a capire che io non voglio, io per dire le curve, non vogliamo né Messi né Ronaldo né Suarez, noi vorremmo che lui iniziasse insomma a mantenere qualche promessa di quello che ha sempre detto, e cioè investire qualche centesimo nella, per Napoli e per il Napoli, scudisseria, centri sportivi, sede operativa. Basterebbe questo per dare qualcosa a Napoli e far crescere una società e portarla a dei livelli competitivi, insomma, per competere appunto con quelli che hanno alle spalle dei grandissimi gruppi imprenditoriali, insomma, e finanziari. Napoli chiede al signor De Laurentiis di mettere qualche centesimo per Napoli e per sì. il Napoli, non Messi, Suarez o altri. Ho capito, è chiaro. Ma qualcosa per Napoli. Grazie perché Luigi. Ti noi aspetto. Abbiamo una primavera in Serie B. Ti abbraccio e ti saluto. Ti aspetto domani mattina. Allora, questo non è avvenuto. In tanti anni non è avvenuto. Non riesco a capire come mai possa arrivare. È presumibile che non avverrà mai. Sì. Perché se in tanti anni non ha mai pensato. Bisogna costruire il settore giovanile, il Napoli non l'ha mai fatto, lo trascura, quindi non ci crede. Quindi questo investire per il Napoli, la città, è l'unico momento di quello, ma se non lo fa, non l'ha fatto per 12 anni, ma non oggi penso sia possibile che fare. Si stia rendendo conto sì. che la, in questa epoca di crisi, pensa se l'avesse in questo fatto. Momento di enorme crisi, no, per questo dico, penso che Bravo. Si stia rendendo conto di quale sia Bravo. Il valore, quale valore aggiunto avrebbe potuto dare un settore giovanile, perché in un momento di crisi dove tu sei obbligato a tagliare gli investimenti, vedi la Juve lancia Frabotta, l'altro ragazzo, il Milan traga abbia Calulu, eccetera eccetera, non parliamo dell'Atalanta, non ne parliamo neanche, e non sono eccetera. Migliori di qualche personaggio che è stato preso a 15, 18, 22 milioni di euro. Stop, che scherziamo. Saluto con l'ultimo messaggio. Grande mister Specchio, un galantuomo del calcio oltre alla competenza. Ricordo il gran calcio del suo Grosseto. Siamo tifosi del Napoli di Soccavo. Grazie. Ti saluto grazie. Con questo messaggio che mi sembrava giusto chiudere così. Chiedo scusa a tutti coloro i quali non sono riuscito a rispondere, ma ripeto, stasera è stata davvero una sorta di tsunami, un piacevole tsunami ci ha travolto. Grazie ragazzi, grazie di cuore.
Saluto Paolo Specchi, grazie Paolo, spero che ti sia divertito. Buonasera a tutti, sono stato benissimo. Ti ringrazio di cuore, Fabio Mandarini, Corriere dello Sport. Buonanotte a tutti, chissà domani, grazie. Cos'altro leggiamo su Corriere dello Sport che sta spopolando in maniera clamorosa in questo periodo, come sempre d'altronde. Ringrazio Giulio Tammaro per tutti i tecnici ovviamente di Televomero, ancora una volta una grande produzione di Televomero che vi dà appuntamento a martedì, come al solito con il mitico Enrico Fedele, con l'Infedele, e poi noi giovedì torniamo qui a Tribuna Sport Night dopo la semifinale di ritorno con l'Atalanta. Non lo so che cosa succederà, però noi ci auguriamo che sia tutto bene. Ragazzi, un abbraccio, buonanotte a tutti, buon prosieguo di trasmissione. C'è la replica, tra poco e anche poi domani. Ciao.